Vedi di qualcosa? No, non c'è. Non so, Sì, se comincia a capire, posso non c'è andare. problema. Non so. Sì, possiamo cominciare, comincia. Allora, mi scuso per il ritardo con lo streaming, ma abbiamo avuto un problema tecnico all'ultimo minuto dopo aver fatto tutte le prove possibili e immaginabili, ma ovviamente capita sempre così. E benvenuti, anche se in versione purtroppo virtuale in questo momento, allo Scifab Lab del Centro di Fisica Teorica a Trieste. Lascio la parola a Enrico Canessa che appunto vuole presentare questa iniziativa e dopo andremo avanti con le attività. Tecnico all'ultimo minuto dopo aver fatto tutte le prove possibili e immaginabili, ma ovviamente capita Sì, sempre così. sto E ascoltando il benvenuti, video. anche se in versione Ok, purtroppo virtuale in questo momento, allo benvenuti Scifab Lab a di tutti i nostri Trieste. ascoltatori. Vi ringraziamo Lascio a la nome del parola a Centro Enrico di Canessa Fisica, che che è un centro appunto internazionale vuole di fisica presentare teorica, questa iniziativa. presso Lascio la parola a Enrico Canessa che vuole presentare Trieste. questa iniziativa. Stiamo tutti riuniti qua online purtroppo per celebrare questo Arduino Day 2021, un'attività che da qualche anno viene svolta in sede. Siamo contenti perché possiamo ancora comunicare con voi. Spero mi sentite bene. Il nostro laboratorio è un laboratorio molto particolare perché è aperto per tutta la società. Se qualcuno ha un progetto e vuole divulgare e svilupparlo, noi siamo lieti di ascoltare e aiutare a svilupparlo. Usiamo delle tecnologie a basso costo, e soprattutto per aiutare lo sviluppo dei nostri scienziati in giro per il mondo. Vorrei ringraziare in particolare tutti i nostri membri del Scifab Lab, i nostri assistenti che stanno lì presenti, che vi faranno delle lezioni. Sara Sossi, Laia Fior e Marco Baruzzo. A parte ringraziare anche Carlo che è dietro le quinte da qualche parte. Quindi grazie, ciao Marco, ciao, grazie ancora e buon lavoro, buona visione e ci vedremo presto, spero, nel nostro laboratorio. Grazie tante. Benissimo, un momento. Eccoci qui. Ok. Questa piccola, diciamo, questo Arduino Day è diviso in realtà in diverse parti. Ci sono delle piccole presentazioni che vi mostreranno più o meno e vi daranno un'idea di che cos'è l'Arduino e di come utilizzarlo. Prima di tutto cominceranno le due ragazze qui accanto a me. Con una presentazione sulla programmazione con kit di Arduino, un'introduzione per genitori e per figli, in modo da poter lavorare a casa anche con l'Arduino, quindi fare attività a casa e non per forza a scuola o in laboratori. Dopodiché continuerò io con una piccola digressione sulle diverse tipologie di Arduino e quali scegliere. Poi ci sarà anche Carlo con la sua presentazione. Per mostrare come funziona Circuito.io, che è un software online per la progettazione con l'Arduino, e poi ritornerò io di nuovo per mostrarvi un piccolo, diciamo, un piccolo progettino che utilizza un particolare tipo di Arduino che si chiama Arduino 33 Nano IoT, e con quello vi mostrerò insomma qualcosa. Beh, intanto lascio subito loro due alla loro presentazione e mi sposto. Allora, il nostro mago della regia adesso farà trasferimenti fra la presentazione, l'ingresso video della webcam e via dicendo. Come ci ho già introdotto Marco, la nostra presentazione vuole essere un po' un'introduzione per ragazzi, età dalla fine delle elementari all'inizio delle superiori, quella fascia di età lì, che purtroppo in questo periodo costretti a casa, stufi di solo digitale, vogliono magari provare quello che può essere appunto questo tipo di questa Prima scheda magari si elettronica e poteva quello che sono le varie applicazioni, ma non hanno modo in questo momento di accedere a quello che possono essere i vari corsi che si possono fare normalmente dal vivo, magari all'interno anche di un Fab Lab, di un Hackerspace, un Makerspace e via dicendo. Online si possono avere moltissime risorse,
Le possibilità di schede che si possono acquistare e di kit che si possono prendere sono veramente moltissimi. Abbiamo dato un'occhiata a quelli che sono i più famosi o quelli che ci sembravano anche interessanti perché è un pochino diverso come tipo di approccio. E vogliamo un attimo presentarveli in modo da darvi un'idea di quali sono le opzioni, come ci si può destreggiare fra una e l'altra. E sono qui insieme con Sara, che non è particolarmente amica di partenza di questo tipo di scheda elettronica e che quindi ci darà il suo parere assolutamente oggettivo. Esattamente, io parto da zero e come poi vi spiegherò ci sono moltissimi pro e da me riscontrati parecchi contro, ma vedremo pian pianino. In realtà sono tutti progetti molto divertenti, anche se c'è qualche intoppo, in realtà ci si diverte alla fine. Quindi, non mi dilungo a parlare molto di che cosa sia la scheda di Arduino, perché riguardo a questo si potrebbe già fare di per sé una lezione abbastanza lunga. Ve la faccio vedere molto rapidamente. Questa è la classica scheda di Arduino 1. Adesso, con le magie dei vari cambiamenti che mi farà Carlo, accendendomi la webcam, questa qui blu, grazie. Vedete nell'immagine adesso, girata alla rovescia perché dobbiamo reinvertirla. Quella che vi mostravo prima è la scheda di Arduino 1. Baru, dopo Marco, vi racconterà quello che sono invece le potenzialità delle varie schede, perché come vedete già solo in questa immagine ci sono tantissime diverse scelte. Ci sono schede che hanno più o meno funzionalità e che possono essere quindi più o meno utili o anche eccessive, dipendendo dal progetto che volete utilizzare. Quella che però useremo in questo caso e su cui si basano tutti quanti i kit di solito base, appunto, quelli che si trovano tradizionalmente, è la scheda di Arduino 1. Carlo, mi rimetti per favore la presentazione? Grazie mille. Quindi, scheda di Arduino 1, la più famosa, la più classica, quella che si usa più spesso. Nell'immagine vedete appunto che sono segnati solamente quelli che sono i componenti più importanti, quindi l'USB dove attaccare appunto il cavo per collegarla al computer per poterla programmare, gli ingressi e le uscite digitali e analogiche. Non andremo adesso a approfondire questo perché sarebbe una lezione a sé stante, ma giusto per darvi un'idea, la parte sull'alimentazione, appunto il microcontrollore e la possibilità di collegarlo appunto anche a una presa di corrente, una batteria, in modo da poterlo alimentare a sé stante dopo che si è fatto il progetto e lo si vuole staccare dal nostro computer. Di solito però la scheda la si può comprare da sola se si ha già in mente un progetto, ma se si vuole appena iniziare non viene da sola, ma viene bene o male accompagnata. Questa è un'immagine solo rappresentativa di quello che può essere un kit base di Arduino. Come vedete sono tantissimi componenti e di svariata tipologia, costo e possibilità di utilizzo. Partiamo dai LED che stanno nella fila in alto con tutti i loro vari colori, le resistenze a metà strada, la breadboard, quella specie di quadrato allungato che vedete sul fondo che ci permette di fare tutti quanti i vari collegamenti usando i cavetti jumper che sono quei piccoli cavi che vedete sull'estremità a destra vicino al cavo USB, e nel centro ci sono invece tantissime altre tipologie di componenti che possono essere utili per uno o l'altro dei nostri primi esperimenti, dei sensori che misurano la distanza, la temperatura, la luminosità, dei motori che si possono utilizzare per far muovere ruote o far girare ingranaggi e via dicendo, e anche delle matrici con dei LED e anche una serie di componenti come appunto cose più condensatori, via dicendo, più base, diciamo, come tipo di componenti. Quindi il kit che voi andrete a comprare quando cercate i kit online può avere un costo assolutamente molto molto variabile dipendendo da che tipo di componenti sono all'interno e anche dalla qualità degli stessi componenti. Questa è una cosa che vogliamo immediatamente dire perché i componenti hanno dipendendo da dove vengono fatti, possono essere più o meno affidabili. La stessa scheda Arduino, quella che comprate originale, targata Arduino, al 99,99 funzionerà sempre bene con le tre fuori dalla scatola. Quelle che sono tante volte fatte con altre marche, alcune anche sconosciute, con prezzi molto più bassi, alcune volte può capitare la brutta sorpresa che non funzionino. In alcuni casi può essere effettivamente anche un guasto, in alcuni casi sono semplicemente delle librerie che vanno aggiunte, il cavo che va controllato, però appunto
creano un pochino di disagio e di problemi, soprattutto se si deve appena iniziare. Per cui effettivamente ci può essere un grosso divario sia di prezzo ma anche di qualità dei singoli componenti. Questo è il motivo per cui abbiamo pensato proprio questo tipo di presentazione, proprio per vedere un attimino qualche kit e quali sono le differenze. Quindi partiamo immediatamente da quello di Arduino, quello originale, di cui qui abbiamo la scatola. Sarà? Tieni. Eccoci. Questo è il classico, è il kit Arduino originale. Nella scheda è un po' coperta adesso dalla grafica. Abbiamo uno già aperto. Sì. Nella scheda è coperta dalla grafica, non si vede che appunto sull'Arduino Store ha un costo di circa 80 euro. Lato positivo numero uno, che citiamo immediatamente, viene con un bel manuale. I kit che abbiamo scelto di farvi vedere sono tutti quanti appunto comprensivi, oltre di componenti, di un manuale o cartaceo da scaricarsi online e poi stamparsi, con tutta una serie di progetti che sono di difficoltà man mano maggiore, in modo da poter appunto imparare i vari componenti. Quindi viene con un manuale che è molto importante, perché lo trovate sia in italiano che in altre lingue, dipendendo da dove appunto lo andate a acquistare. Non è disponibile per il download, per cui se comprate il kit originale avrete all'interno il manuale. Per il download su siti ufficiali non lo potete trovare invece da scaricare. E trovate però dei video per seguire i vari tutorial anche senza aver acquistato il kit, perché sono appunto presenti i video ma non il manuale completo. All'interno poi, visto che l'abbiamo, possiamo far vedere un attimino a tutti quanti i vari componenti, anche molto carini tutti quanti nelle loro scatolette con tutte le loro descrizioni e via dicendo. Anche una parte di grafiche, di cartoncini da andare a tagliare e sagomare, da poter aggiungere poi ai propri progetti per renderli anche un pochettino più gradevoli dal punto di vista estetico, diciamo. Esatto. Qui un esempio di come è strutturato all'interno il manuale, che come vedete è ben descritto, i singoli progetti sono ben spiegati, con dei commenti sia sui componenti hardware che vengono utilizzati, sia su quello che sono poi il codice che si va poi a inserire all'interno del software di Arduino, della IDE, in modo da poter fare appunto funzionare i singoli progetti. Vi facciamo vedere, per cui passiamo sull'altra videocamera, grazie a questa, eccoci qua. Di tutti quanti questi kit che vi vogliamo proporre, abbiamo scelto di realizzare un progetto. Non è identico, perché abbiamo selezionato il primo progetto all'interno del manuale che avesse sia un componente sia un sensore, diciamo, che un attuatore. I più semplici in questo caso, che sono il pulsante, che quindi vede se viene premuto o non viene premuto, e un attuatore, qualcosa che funziona, in questo caso un LED, in modo da far vedere il progetto più semplice, che abbia però già queste due tipologie. Nel caso di Arduino, lì lo vedete proprio la scheda originaria con a fianco la sua breadboard. Il progetto è quello che viene chiamato Spaceship Interface. Adesso Sara vi fa vedere un attimino come è strutturato, da un'idea dei tempi, della difficoltà e via dicendo. Esattamente, allora si inizia seguendo le istruzioni, che sono molto chiare, dir la verità, e appunto questa è la breadboard, questo è l'Arduino. Sostanzialmente premendo il tasto i vari LED si illuminano. Allora vedrete che tutte le schede in realtà funzionano bene o male nello stesso modo, quindi ci sono i cavi che collegano i jumper. Diamo una capita anche come è strutturato sul manuale, in modo che si capisca un po' le differenze esempio, fra uno e l'altro. Qua c'è lo schema di quello che va fatto, del circuito finale. Qui c'è il circuito schematico. Sono le varie istruzioni. Poi qui c'è il codice, o meglio, forse dal libro si vede meglio. Abbiamo il codice e qui le istruzioni. Quindi è molto ben spiegato, devo dire, ogni comando ha il suo set di istruzioni, molto facile da capire. Il libro permette, tra l'altro, ha molto spazio per prendere appunti.
Adesso è uscito dal libro, visto che eccoci, sì, l'abbiamo fatto. E all'inizio è importantissimo prendersi il tempo, cercare di capire i vari comandi per poi effettivamente poter andare a modificare il nostro circuito, perché alla fine di un esercizio abbiamo dei suggerimenti su come migliorare, potenziare il nostro circuito o anche modificare il codice e vedere come questo reagisce. Ci sono tuttavia delle cose, per esempio il libro sta... Allora ci sono le... Eccoci qua. Allora, il riassunto un attimo di quello che sono il nostro parere riguardo al kit di Arduino originale. Allora, ci sono le applicazioni pratiche dei singoli progetti, quindi ogni progettino mi dà un qualcosa da costruire, in questo caso una piccola astronave, interfaccia per astronave. Ci sono appunto i cartoncini forniti per abbellire il nostro progettino o renderli anche più interattivi. I componenti sono assolutamente di qualità. E il manuale stampato è comodo, in certi punti magari non è proprio leggibile, per esempio certe scritte si confondono con lo sfondo, e una cosa che ho trovato un po' fastidiosa, infatti poi l'ho smembrato, è il fatto che il libro non sta aperto, e quindi se uno già cerca di capirsi con il codice e in più deve seguire, o si dà dei libri sui bordi, lo si pinza, oppure sì, io ho staccato la copertina, è stato smembrato, smembrato, è aperto e adesso sta bello aperto e io posso seguire i miei progettini senza troppe noie. Ecco, quello che sicuramente è il punto vincente del kit originale di Arduino è che i componenti sono tutti quanti di ottima qualità, quindi si va sul sicuro che una volta che si apre la scatola tutto quanto funzionerà bene. Il fatto che ci sia una grossissima community alle spalle, quindi qualunque dubbio o curiosità, sono tutti i progetti che sono stati presi più volte in mano, ampliati e via dicendo, e il fatto appunto che venga con un manuale bello, già stampato cartaceo e in italiano. Quindi se la lingua italiana è una limitazione molto grossa nell'iniziare, sicuramente è una delle scelte vincenti è partire direttamente con il kit di Arduino originale. Però ne abbiamo trovato un altro, che è questo qua della LGU, che effettivamente è anche parte, essendo in italiano, è un manuale che in questo caso si può scaricare online, quindi se avete acquistato un altro kit o se avete comprato dei componenti a sé stanti, non volete comprare un kit completo, volete scegliervi i singoli componenti e via dicendo, tutte le prossime scelte che vediamo hanno tutti quanti dei manuali che sono presenti ai link che vedete segnati nella presentazione che è anche sul nostro sito web, per cui la potete scaricare anche immediatamente per poter appunto man mano seguire i vari link. E sono appunto tutti quanti i manuali disponibili online. Quindi partendo da un kit, tutte le cose che vedrete d'ora in poi potete prenderle e rimescolarle con i vari componenti che avete già acquistato del primo kit. Quindi LGU, come vedete, ha un costo molto basso, perché su Amazon l'abbiamo trovato circa 37 euro, ma sottolineo di nuovo, considerate che la scheda Arduino 1 a sé stante, quindi la singola scheda, per capirsi lei e basta, costa, mi sembra, 26 o 27 euro comprandola a sé stante, per cui considerate appunto che se avete una versione non originale della scheda si taglia molti costi, ma appunto può essere che funzioni bene o come non funzioni bene. Questa è purtroppo una cosa che abbiamo visto con varie schede che hanno bisogno di degli altri librerie che complicano appunto un po' le cose. Quindi parliamo di LGU. Lì vedete quello che è una visione di quello che sono i componenti che vengono forniti. Come vi dicevo, ce ne sono tantissime variabilità, ma quelli di base li troviamo sempre, quindi un servomotore, che sono questi piccoli motorini che spazzano di solito di 180 gradi, si muovono come una leva, i LED, dei sensori, il sensore di distanza e via dicendo, li trovate sempre nei primi kit. Vediamo un attimino come sono fatte le grafiche in questo caso, che sono, a mio parere, di difficile lettura, ma io ho dei problemi personali sulle scritte bianche su un fondo colorato, questa è una mia limitazione. Qui vedete la scheda montata con il progetto, il primo progetto sempre che vi dicevamo, in cui ci sono i pulsanti e i LED, quindi dei sensori e degli attuatori, seppur i più semplici di tutti. E
Esatto, allora qui vedrete le istruzioni, anche qui sono molto semplici, in questo caso la breadboard, questa bianca, è più lunga, ma perché nel kit viene fornita questa, e anche i tasti qui sono diversi, appunto questi piccolini che troverete insieme al kit, nel mio caso continuavano a saltare fuori dalla scheda, il che ho deciso di prendere questi un po' più grandi, funzionano benissimo, un tasto accende il LED e l'altro lo spegne. Anche in questo caso è molto semplice leggere la scheda, le istruzioni sono ben scritte, ci sono tutti i componenti. Il codice viene commentato non moltissimo in questo caso, non ci sono dei commenti particolarmente approfonditi nel codice. Abbiamo trovato tra l'altro una seconda versione del kit che non è per Arduino 1 in questo caso, ma è per una versione di Arduino Mega, quindi non abbiamo preso questo per il paragone diretto, ma trovate online le istruzioni dei vari progetti anche per il Mega, quindi potete tranquillamente prendere e mescolare, prendere i progetti anche da quello, perché alla fin dei conti le potenzialità del Mega si ritrovano già anche all'interno dell'1 ovviamente. La versione di quest'altro kit ha delle grafiche un pochettino più scarne, diciamo meno gradevoli, però abbastanza chiare. Il codice è commentato molto bene, per cui spiegano passo passo cosa sono i singoli componenti del codice, perché vengono scelti, cosa succede se viene cambiato uno o l'altro. E vengono spiegati appunto i comandi. Quello che non piaceva a Sara però è la questione dei componenti, giusto? Sì, esatto. Perché? Perché a me piace la cosa visuale, non essendo esperta del campo appunto, qui ho semplicemente l'elenco, la lista della spesa di quello che devo avere, invece in altri casi, in altri manuali ho anche l'immagine stessa dell'oggetto, per esempio, opla, vedete, qui mi fa semplicemente l'elenco delle resistenze, però come possiamo vedere in altri esempi, non è questo, ecco, per esempio qui io posso vedere visivamente effettivamente quello che mi serve, quindi non devo fare quel passaggio in più di andare su internet a cercare qual è la resistenza da 10 kOhm eccetera. E l'altra cosa che in questo kit non abbiamo trovato, che ci è sembrata molto simpatica negli altri, è che non ci sono delle applicazioni pratiche, che nell'altro invece vanno proprio a spiegare che, per esempio, il progetto che avete appena finito in realtà è lo stesso principio di base in cui funzionano magari il Roomba che va in giro per la vostra casa e vi va a aspirare il pavimento ma non sbatte contro il muro, via dicendo, e non fornisce delle varianti dei progetti, che sono sempre una cosa molto interessante, perché una volta che io ho passato il tempo a costruire quello che è il mio circuito e l'ho programmato, smontare tutto immediatamente è sempre un po' una delusione, meglio se mi si dà lo stimolo a provare qualcosa di nuovo e mi si forniscono degli altri possibili cambiamenti e via dicendo. Quindi, però, ricordiamo sempre, questo è l'unico altro che abbiamo trovato con un manuale in italiano. I prossimi sono invece con manuale solamente in inglese. Per inciso Google Translate funziona abbastanza bene, per cui se si vuole utilizzare questo sistema è sempre un'ipotesi anche quella. DF Robot. DF Robot l'abbiamo trovato in vendita da RS Component per un po' meno di 60 euro. Il manuale appunto è in inglese, ma come vedete nei link si può scaricare da GitHub sia il manuale che ovviamente il codice di ogni singolo progetto. Nell'immagine, come sempre, una spaccato di quello che sono i componenti che troveremo all'interno del nostro kit. Qui una visione di come è fatto e di come è strutturato il manuale, che ha, come vedete, la lista della spesa come piace a Sara, quindi con tutti quanti i componenti ben segnati, con anche il loro disegno che ci danno direttamente un riferimento, e questa tipologia però di costruzione dei circuiti che ci ha un attimino lasciato perplesso. Se passiamo sull'altra videocamera, grazie mille, eccolo qua, adesso ci spiega perché. Ecco, perché come se fate un paragone di come erano prima i circuiti, quindi per esempio io Arduino qua, la breadboard sta di lato, in questo caso, opla, la mia breadboard sta sopra, ok?
Quindi io all'inizio, per esempio, non avendo fatto caso a questo, io ho preso un semplice Arduino che avevo già in mano e ho cercato di ricostruire questo circuito qua, ma con scarso successo, perché trasferire visualmente quello che è scritto qua su una breadboard così laterale, laterale è difficoltoso, devo dire. Poi Gaia è venuta in mio soccorso, mi ha trovato la breadboard originale, che questa qua è piccolina. È molto carina perché è compatta, cioè lo spazio è veramente piccolino, quello che occupa, che però è anche un po' il suo contro, perché è particolarmente difficile incastrare le varie resistenze, il LED e i vari ponticelli. In questo caso abbiamo fatto il semaforo, pedoni e automobili. Quando è rosso per i pedoni, eccoci. Quando è rosso per i pedoni, è verde per le macchine e viceversa. Quindi adesso pedoni rosso, macchine via. Il progetto è molto carino. Le breadboard così piccoline sono un po' difficoltose da usare, proprio anche perché non avendo una linea laterale comune dove attaccare tutti quante le alimentazioni, tutti quante le messe a terra, la ground, diventa un pochettino difficoltoso riuscire a far incastrare tutto quanto in uno spazio così piccolo. E man mano che si procede nei progetti, gli spazi diventano sempre più sofferti e difficoltosi. I progetti però sono carini. Questo del semaforo, per esempio, ci è piaciuto, è simpatico, dà varie possibilità di programmazione dopo, perché ci dà dopo varie proposte di modifiche anche a questo progetto. Per cui ti dà proprio una sezione di compiti per casa alla fine, in cui ti dice: riesci a fare tutti rossi, poi tutti verdi e poi solo la metà gialli, per cui dà un po' di stimoli a cambiare le cose. E l'elenco dei componenti, abbiamo già detto, era quello che ci piace. Il codice è commentato molto molto bene, per cui si riescono appunto a seguire bene tutti quanti i vari passaggi. E c'è anche una bella spiegazione schematica dei singoli componenti. Eccolo qua. Per cui qui, visto che abbiamo introdotto in questo esercizio rispetto ai precedenti quello che è il pulsante, spiega nel dettaglio sia con il circuito che con uno spaccato proprio del suo funzionamento del componente, come funziona, come si attiva e via dicendo. Per cui è sicuramente molto molto didattico questo. Assolutamente. Quindi noi consigliamo di buttargli un occhio, anche se scegliete un altro kit o se avete già i componenti a casa, perché ribadisco, potete prendere i componenti anche dal negozio di elettronica, metterli insieme e farvi il vostro kit ovviamente. Buttate un occhio anche questo, perché il manuale è ben fatto, i progetti sono molto graziosi, molto carini, con una bella grafica chiara da seguire. Anche perché per chi sapesse leggere gli schemi dei circuiti, magari seguendo quello, può effettivamente ricostruirlo su una breadboard di questo tipo qua. Bene, okay. E qui passiamo adesso al mio preferito. Il mio preferito è della SparkFun. Ta-da! Allora, la SparkFun, in realtà noi abbiamo utilizzato quello che era... Lo recupero visto che ce l'ho qui... Il kit originale, che era quello che circa il numero 3 lo chiamano come versione. Adesso trovate in vendita invece quello che è il 4.1, la guida. È cambiato un po' la grafica, sono entrambi estremamente ben fatti. La SparkFun secondo me ha una capacità di didattica e di chiarezza nelle spiegazioni, via dicendo, che è impareggiabile proprio. Il manuale, l'originale, come vedete, si apriva proprio in questa maniera, in modo da darvi una chiarissima visione di come sta la scheda rispetto alla breadboard e tutti quanti i cavi bello in grande, con sotto la spiegazione dei singoli componenti, con le immagini, con a fianco tutti quanti le descrizioni appunto del circuiti, per cui estremamente chiaro e didattico. Nella versione nuova hanno abbandonato questa visione aperta, che era anche comoda da appoggiare in realtà sul tavolo, che stava bella piatta, e hanno fatto quest'altra versione, che comunque le grafiche restano molto belle, molto semplici, con tutti quanti i componenti ben chiari, ben visibili e via dicendo. Eccolo qua, eccoci. Per cui resta questa capacità della SparkFun assolutamente impareggiabile, secondo me, di chiarezza proprio. Dobbiamo andare veloci, sai, perché qui vedo che... Allora, io sono d'accordissimo con Gaia,
Qui vedete rapidamente quattro immagini proprio delle due, dei due differenti manuali. Qua a sinistra il vecchio, qua a destra il nuovo, resta comunque molto chiaro, semplice, con tutti i singoli componenti ben descritti, con il codice ben notato. Qui vedete la breadboard, lo classico spaccato della breadboard, in modo da far vedere come singolarmente i componenti vanno a fare contatto, in modo che non resti più un mistero cosa ci sia in quella scatoletta bianca. Esatto. E a fianco e il circuito proprio con i suoi simboli, che sono quelli che vengono proprio usati negli schemi elettrici delle cose che comprate nei negozi. Vediamo quello che abbiamo scelto noi come singolo progetto, per cui torniamo esatto. All'altra webcam. Quindi, eccoci. Sempre il push buttons con LED, quindi qui abbiamo due bottoni, qua c'è un LED, quindi se io premo i bottoni, accendo e spengo il LED. Quando è premuto, chiudo il circuito, LED acceso. Ok. Questo progetto è stato effettivamente facilissimo da seguire, talmente facile che non capivo perché non funzionasse. È vero. E infatti noi abbiamo utilizzato una vecchia scheda che avevamo qua in laboratorio. Quindi se decidete di comprarne una sicuramente non ci sarà questo problema, in quanto il driver non era aggiornato e sul mio computer nuovo, diciamo, la cosa non poteva funzionare, ma fortunatamente abbiamo anche dei computer un po' più anziani in laboratorio e siamo riusciti a caricare il codice e farla funzionare. Ecco. Quindi anche qui abbiamo detto i componenti che sono ben descritti con la loro immagine sul fianco. Il codice è tra l'altro richiamabile direttamente all'interno della IDE di Arduino caricando la libreria della SparkFun che comprende tutti quanti gli esercizi, quindi li potete richiamare direttamente senza copia e incolla e rischio di fare degli errori. Gli esempi sono molto chiari, ben spiegati ed è molto gradevole perché ha sia il troubleshooting, che piace molto a Sara. Esatto. Non funziona, perché non funziona? Prova a vedere esatto, se è per questo motivo. Esatto, queste sono delle dritte che io adoro, perché appunto 9 volte su 10 non funzionava nel mio caso, ma poi pian pianino scoprendo, ricercando anche con un po' l'aiuto di Gaia, a dire la verità, me ne sono uscita. È simpatico perché tra l'altro il classico problema di perché non si accende il LED all'inizio è l'hai girato alla rovescia. E quindi ti dice proprio prendilo, gira 90 gradi, funziona bene, è risolto. Esatto. Sono sciocchezze, però sono utili se sei da solo e non puoi chiedere a nessuno. Esatto. E poi anche le applicazioni nella vita reale, in quel caso lì ti fa vedere i bottoni che sono sul controller dei videogiochi. Esatto. Poi ve ne mostriamo ancora due. Questo è il preferito di Sara, il prossimo. E voilà. Ta-da. Eccolo qua, la Umlaut. Inizialmente credevamo che non fosse più disponibile proprio il kit, ma lo volevamo mostrarvelo assolutamente lo stesso. Abbiamo trovato in realtà che ne ha preso la Adafruit il progetto iniziale, lo ha ampliato basandolo su una loro scheda che si chiama MetroX, che è in realtà sempre compatibile con Arduino 1, quindi quando la collegate la trattate come un Arduino 1, ma la comprate come MetroX, e l'hanno ripreso perché aveva un'idea estremamente originale. E queste piccole schede che vedete nell'immagine sulla destra, che vanno stampate, ritagliate, poggiate sopra la vostra breadboard e bloccate in posizione, e avete già segnato i punti dove saranno i componenti per fare i vari collegamenti. È un sistema che è interessante e che ci dà un aiuto in più, soprattutto all'inizio, quando magari c'è il dubbio di contare tot buchettini a destra, tot a sinistra, eccetera, eccetera. In questo caso proprio la stampate, la appoggiate sopra e inserite i componenti direttamente all'interno del cartoncino. Mm-hmm. In questo caso, dire è molto facile, effettivamente difficilissimo da sbagliare. Anche qui abbiamo l'elenco dei componenti visivo. Quindi io so perfettamente cosa cercare, dove. Abbiamo lo schemino del circuito, abbiamo il codice spiegato e, come vi raccontavamo prima, quello che adoro. Nel senso, non funziona? Prova a verificare questo. Ancora non sta funzionando? Allora vedi di cercare quest'altro errore qua. Ok, quindi ho un feedback, ho una specie di guida che mi accompagna nel cercare di capire il circuito.
E l'ultima parte è anche making it better, dopo. Ah sì, esattamente, perché in questo caso, se non ricordo male, l'esercizio originale consisteva nell'accendere e spegnere il LED. Esatto. Dietro abbiamo anche il miglioramento del codice, quindi noi abbiamo creato questo. Chissà se si vede, qui dietro c'è un LED azzurro, che se schiaccio il bottone, lo spengo, lo accendo in modo graduale. Ok. Per cui in questo caso ci dà sia una modifica del codice e anche in questo specifico caso del circuito, perché spiega dopo il primo esercizio, dopo il talk cavetto era nel tal punto, di spostarlo e provare in questo nuovo codice. Quindi ci permette di ampliare un pochettino ancora quello che sono i nostri, le nostre possibilità. Quindi riassunto anche su questo, qui vedete sul lato anche la spiegazione su quello che è i componenti che usiamo, cosa sono gli operatori e via dicendo, man mano che li introduciamo nelle varie schede. C'è questo troubleshooting che abbiamo detto e le modifiche, non c'è molto commento al codice, in realtà alcuni dei codici sono proprio quelli del kit Arduino di base, per cui li trovate già all'interno della IDE, alcuni invece sono stati aggiunti dopo, non sono molto commentati, però questa idea di aggiungere delle modifiche via dicendo ci è piaciuta molto e soprattutto è molto molto originale questa questione del cartoncino da attaccarci sopra, e soprattutto per chi deve iniziare magari con le mani ha un po' di difficoltà perché non trova immediatamente il foro giusto, può essere un grossissimo aiuto. L'ultimo che vi vogliamo mostrare, in questo caso proprio non è più disponibile per l'acquisto, ma volevamo mostrarvelo perché il manuale è molto ben fatto, è gratuitamente scaricabile come tutti quelli che abbiamo detto adesso e lo potete trovare facilmente. Tutti i link, vi abbiamo detto già, sono sul PDF della presentazione che trovate sul sito dello Scifab Lab. Come vedete, anche qui abbiamo un bello schema di quello che è la nostra scheda. Il codice a fianco è abbastanza ben commentato anche in questo caso e quindi man mano i concetti che vengono introdotti vengono spiegati bene e chiariti. E anche l'hardware man mano che viene introdotto se ne spiegano le potenzialità, il funzionamento, come viene collegato e in basso vedete anche degli esercizi aggiuntivi. Adesso vediamo il singolo progetto che abbiamo realizzato. Eccolo qua. Anche questo, stesso di prima, sono le luci di un semaforo tra pedoni e automobili. Allora, anche questo è stato effettivamente abbastanza facile da seguire. Se avete il kit originale, per carità, assolutamente facilissimo. Qui effettivamente la breadboard, sono due breadboard attaccate, motivo mio di panico. Questi due ponticelli sono stati un altro intoppo che ho trovato, ma ce la siamo cavata in qualche modo. Vedete anche qui abbiamo l'elenco visivo di quello che ci serve, che è molto comodo, soprattutto per quanto riguarda le resistenze che sono piccole, hanno dei colori, ma se non avete un tester, grazie. un tester per verificare quanto è la resistenza o appunto dovete cercarvela, un po' più scomodo, invece in questo caso devo dire facilissimo. Nel manuale che scaricate come PDF il codice si può direttamente scaricare, copiare, incollare sulla IDE di Arduino, che è comodissimo. Non abbiamo gli schemi in questo caso dei circuiti, dei singoli circuiti, schema elettronico, però ci sono questi spunti per modificarlo che ci sono piaciuti e soprattutto il codice è molto ben descritto e molto ben dettagliato le varie scelte, per cui ci dà anche in questo caso una marcia in più. Questi erano i 6 kit che abbiamo preso in considerazione, non è assolutamente una cosa comprensiva, ce ne sono molti altri. Abbiamo scelto questi perché, a parte il primo che abbiamo detto di Arduino, di tutti questi trovate gratuitamente online i PDF da poter scaricare, quindi li potete anche scaricare tutti questa sera e provarli immediatamente. E in effetti la domanda è proprio questa, se vi abbiamo incuriosito, ma non avete voglia di aspettare
il corriere che vi porti il vostro kit che avete magari selezionato, o non potete andare domani dal negozio di elettronica perché temo che siano chiusi, non lo so, adesso dipende da dove state, come sono le varie regole, ma via dicendo, c'è una possibilità per cui potete mettervi a lavorarci immediatamente appena chiuderete questa diretta con noi, no, dopo aver ascoltato il resto della diretta, perché anche gli altri interventi sono interessanti, ma ci sono dei tool online che volevamo mostrarvi molto rapidamente. Questo è quello di Arduino, proprio create.arduino.cc. È interessante perché è in tutto e per tutto la versione virtuale di un kit. Avete la scheda, potete scegliere quella che volete, ovviamente non la 1 come abbiamo fatto noi in questo caso. Avete i singoli componenti che trascinate sulla scheda, collegate nel punto corretto, le resistenze, il potenziometro e via dicendo. E sul lato a destra avete il codice. Ci sono degli esempi già caricati, tutti quelli del kit base ovviamente, ma potete man mano modificarlo e vi dà la possibilità di controllare se funziona. Molto più simpatico però per la questione dell'apprendimento è quest'altro tool, che è quello di Tinkercad, che è tra l'altro un portale interessantissimo per la grafica tridimensionale per bambini, perché vi permette di modellare utilizzando le singole forme, la sfera, il cubo e via dicendo, e combinarle. Ha anche una parte in cui è possibile appunto fare circuiti e programmarli. In questo caso è molto bello perché non solo io posso realizzare il mio circuito, ma lo posso programmare con i blocchi che vedete lì sul lato, quindi un sistema di programmazione per chi più piccolini molto più immediato, perché il blocco lo trascino, si attacca come due magneti che si avvicinano e le istruzioni vengono fatte partire dall'alto fino in basso tutte quante di seguito, ma posso anche averne la versione con il codice classico, quindi da uno passo all'altro e vedo già come funziona la logica della programmazione. Ma quello che è anche molto molto gradevole è che premendo il pulsante di, qua non si vede nella grafica, ma il pulsante di test, fa proprio una simulazione per cui se il mio circuito funziona il mio LED lampeggerà sullo schermo, quindi ho un feedback immediato, oppure il mio motorino si vedrà nella grafica che gira e via dicendo. Quindi ho un feedback immediato e posso immediatamente testare quello che sono i miei circuiti di prova in attesa che mi arrivi quello fisico, se voglio appunto prenderlo. L'ultimo che vi voglio mostrare è questo circuito.io, dopo ne parlerà un attimino Carlo, ve lo farà vedere un attimino più nel dettaglio. Anche qui avete la possibilità di costruire il vostro circuito con la vostra breadboard, i vari componenti che vengono abbinati tra l'altro in questa maniera con un'intelligenza artificiale su cosa viene attaccato a cosa, poi ve lo mostrerà, e il suo codice corrispondente con tutte quante le sue librerie. E dopo, se vi è piaciuto, che si fa? Cosa possiamo farne di tutto questo? Potete andare su tutti quanti i vari forum. Quello che è bello di Arduino è tutto quello che c'è nell'intorno di Arduino, perché ci sono tantissime schede, come avete visto, è che c'è una comunità grandissima alla base di tutto questo, pronta a dare consigli, a scambiare opinioni, a condividere i propri progetti e a dare appunto spunti per renderli tutti quanti più belli, più grandi, più interessanti. Qui è una schermata del forum di Arduino. Un altro che io amo moltissimo è quello della Adafruit, ma trovate assolutamente forum di ogni genere tipo, comunità di ogni genere tipo e tantissimi progetti molto belli che potete prendere in mano e cominciare a fare, divertentissimi, che spaziano nelle maniere più incredibili. A me piace particolarmente la lampada lì in fondo a destra. Cosa sono quelli? Ah, quella là sono i tubicini della colla a caldo. Esatto. Riflettono la luce. Che funzionano proprio come una fibra ottica, per cui la luce da una parte e dall'altra passa attraverso. Ma noi abbiamo fatto qualche screenshot qui di qualcuno, ma ce ne sono migliaia. Un cubo LED, i sensori da mettere all'interno della pianta, dell'acquario, del terrario, tutto quello che volete. Calendari, orologi. Il classico, assolutamente, i droni, i robot e tutto quello che volete. E poi non c'è solo l'online. Infatti, perché se volete un riscontro, provare queste tecnologie, a Trieste ci sono degli spazi come Fab Lab. Effettivamente a Trieste abbiamo anche il CTP Sci Fab Lab, questo qui. Oppure a breve ci sarà anche l'Urban Center in centro città, dove potrete approcciare queste tecnologie. Oppure ci sono gli Hackerspace. A Trieste abbiamo il Mitelab, dove ci sono tantissime persone entusiaste
di Arduino, che sicuramente vi sapranno aiutare, consigliare, entusiasmare. Sono ambienti che adesso fisicamente sono purtroppo chiusi per via delle limitazioni, ma le persone sono lì, per cui se avete curiosità e via dicendo, scriveteli, contattateli, perché sono contenti di poter condividere il loro entusiasmo e le loro esperienze e darvi una mano, dal remoto in questo momento e poi dal vivo appena sarà di nuovo possibile. Quindi, io direi che noi abbiamo fatto il nostro excursus, la nostra spiegazione su quello che sono i kit. Com'è? Non ci sono domande. Non abbiamo delle domande, però vedo dei complimenti, per cui ringrazio tantissimo. Ho visto a un certo punto che è bello vedere due ragazze, yeah! Quindi, lasciamo il posto, lo spazio adesso a Marco, che vi racconta un attimino più approfonditamente alcune parti. E quello che vogliamo appunto premere e dire è che ci sono veramente tantissime cose online, potete scaricarvele immediatamente adesso, provarle, se vi piace acquistarle, farvele mandare a casa e cominciare a imparare qualcosa che può essere un divertimento, ma potrebbe essere anche l'inizio per un lavoro e può essere applicabile a veramente tutto. Dalla ciotola del gatto con il cibo automatico al sistema di controllo della casa in caso di problemi di ladri che cercano di entrare. Ciao ciao! Ciao! Liberiamo il tavolo. Un po' di caos. Ah, vuoi delle schede? Adesso... Quante schede vuoi? No, va bene, basta. In questo caso nella prima presentazione neanche una in realtà. Adesso vediamo se... Oh, andiamo, facciamo partire tutto. Vi rubo il cavo. Vai! Problemi di ladri. No, questo è per l'audio. Allora, ok. Ok. Io adesso faccio una cosa più da seduto, perché tanto devo mostrarvi, esatto, alcune note che ho preso. Perché in realtà una delle grandi domande che ci vengono sempre poste è: quale Arduino utilizzare? Allora, come avete visto prima, la pila degli Arduino che abbiamo qua davanti, beh, qua ne abbiamo almeno una ventina. E quale scegliere? Perché sono tutti diversi e hanno tutte utilizzi diversi. Allora, vediamo. Ok. Ok, perfetto. Stiamo un attimo rigirando tutto il... tutto il set, perché ovviamente ci vuole un attimo di tempo. Ci vorrebbe una musichetta, esattamente. Allora, abbiamo Arduino, quale scegliere? Allora, io invece di fare un excursus super mega complicato su ogni minima caratteristica di tutti i vari Arduino che esistono, che è una cosa che è impossibile da fare probabilmente neanche in una giornata, mi sono soffermato su alcune caratteristiche. Ma prima volevo sottolineare, insomma, che cos'è un Arduino. In realtà l'Arduino è una board che ci serve per riuscire ad utilizzare il microprocessore, il microcontrollore, quello che è il chip che noi vediamo sull'Arduino. Se ne prendiamo uno a caso, tanto c'è su tutti, al centro di ognuna di queste board vediamo che c'è un chip di diverse dimensioni, diverse forme. E in pratica questo chip è il microcontrollore che ci permette di fare i nostri progetti. Che cos'è? Tutti lo chiamiamo un chip, in realtà è semplicemente un circuito integrato formato da diverse componenti che in realtà ci permettono, tramite la programmazione di un determinato codice, di fare delle azioni o delle cose, diciamo, in un certo ordine o a seconda di determinate scelte che facciamo. Prima dell'Arduino era un pochino più complicato, non che non si potesse fare, però diciamo che era tutto un pochino più lento e complicato. Perché? Perché adesso con l'Arduino abbiamo la possibilità semplicemente di connettere i fili, i cavetti sulla nostra board e quindi fare un prototipo molto molto veloce. Una volta questa cosa non era, diciamo, è questa la grande invenzione dell'Arduino. Ovvero la possibilità di fare tutta questa prototipazione, tutti questi test, in modo molto rapido. Prima di questo c'erano dei microcontrollori che anche questi potevano essere programmati, ma non erano molto veloci da fare, infatti ogni volta bisognava prendere il microcontrollore, posizionarlo nella board di programmazione, programmarlo, riposizionarlo sulla board di prima e ricominciare il processo.
finché non si otteneva il risultato voluto. Quindi per la ricerca e sviluppo non era esattamente comodo. Il codice era a volte più complesso di quello che adesso noi andiamo a vedere con Arduino. Questo perché? Perché in realtà le stesse librerie, ovvero l'insieme di codici prescritti, già pronti, che possiamo utilizzare per lo sviluppo dei nostri progetti, non ce n'erano tantissime come adesso. Adesso se io voglio, che ne so, misurare la temperatura, mi basta andare in cerca su internet, trovo un miliardo di librerie diverse che possono sfruttare diversi componenti e che posso utilizzare questi componenti per misurare la temperatura. E quella volta, fino a quindi 20 anni fa, non era una cosa così diretta. Alcune librerie si trovavano, ma chiaramente anche con la scusa di internet, insomma, che non era esattamente 20 anni fa cominciava, insomma, ad essere una cosa abbastanza distribuita e che tutti... a tutti avevano accesso. In ogni caso era comunque molto più complicato, questo è il vero riassunto della cosa. In ogni caso significava anche avere una maggior conoscenza in realtà dello strumento che si andava a utilizzare. L'Arduino quindi in realtà non è semplicemente una board o la scheda che abbiamo in mano, ma in realtà, almeno per quanto mi riguarda, ma penso anche per tutti, è facilitarsi la vita. Ovvero prendere una scheda, attaccarci i filetti semplicemente, utilizzare un codice che in buona parte è già scritto e che devo solo modificare per poter ottenere il risultato che voglio, e quindi è veramente una facilitazione. Chiaramente noi parleremo principalmente, almeno in questa mia piccola presentazione, vi parlerò più che altro degli Arduino. In realtà ne esistono anche chiaramente di diverse tipologie, diverse forme, dimensioni. In realtà la grande differenza tra gli Arduino è il microcontrollore, ovvero il chip che controlla la board di per sé. Questi chip si dividono tendenzialmente in due categorie, sono i famosi ATmega, che sono diciamo quelli della famiglia VR, che sono diciamo sono i più comuni e ormai sono veramente molto, molto economici e possono essere trovati su veramente una quantità di dispositivi diversi. E l'altra famiglia invece, che sono quella diciamo degli Arduino più recenti, sono dei veri e propri processori, microprocessori, che sono gli ARM, e che ci permettono in realtà di fare delle azioni e delle cose più complesse e che richiedono più potenza di calcolo per poterle fare. In realtà diciamo che quindi questa divisione divide molto bene gli Arduino più vecchi da quelli più nuovi. Adesso parliamo un attimo dell'esempio principe, l'Arduino 1. L'Arduino 1 ha una serie di caratteristiche, che sono quelle che ho mostrato, che potete vedere qua in questa slide. Vedete che abbiamo il nome del microcontrollore, ok, sai più, questo in realtà è abbastanza importante perché per sapere cosa può fare l'Arduino, di solito si fa riferimento non tanto magari a un manuale dell'Arduino di per sé, ma in realtà proprio al datasheet, cioè al manuale, del vero microcontrollore, che è quello che andiamo a utilizzare. L'Arduino 1 ha 14 pin digitali, 6 pin analogici, 6 pin che possono essere usati in PWM, ha una tensione, cioè insomma ha tutte queste caratteristiche che vedete. In realtà queste caratteristiche hai più a maggior parte di chi utilizza questi sistemi magari non li conosce neanche alcune di queste. Perché? Perché in realtà dipende tantissimo dal progetto che state andando a fare. Per esempio, sicuramente in realtà le prime caratteristiche che andiamo a vedere sono quelli dei pin. Perché? Se io devo controllare, 16 LED, comincia a essere complicato per me poter utilizzare 14 pin digitali. A me ne servirebbero almeno 16, quindi l'Arduino 1 comincia già a dire no. Per poter utilizzare l'Arduino 1 con 16 LED devo recuperare altri, che ne so, componenti come, non so, shift register o altre cose che mi rendono in realtà il processo di sviluppo più lento. In questo caso mi basterebbe andare e shiftare su un altro Arduino, come può essere un Arduino Mega. In realtà per molte altre persone le caratteristiche importanti sono per esempio la tensione di funzionamento. In alcuni progetti non posso lavorare a 5 volt, ma ho per esempio dei segnali TTL che vanno a 3.3 volt, quindi preferisco utilizzare una diversa alimentazione, quindi un diverso voltaggio, una diversa tensione. Dopodiché poi magari ho dei progetti che hanno un codice troppo grande, che magari non stanno nella memoria flash e non riescono a essere gestiti dall'Arduino, magari perché devono andare più velocemente e quindi l'Arduino non ce la fa. Però sono comunque anche questi casi particolari. Quindi, come ho detto, in realtà tutte queste caratteristiche dipendono direttamente dal progetto che dobbiamo fare.
Poi qui ho segnato anche magari che l'ADC non mi basta, ho bisogno di più precisione, magari devo aggiungere un altro ADC più performante, oppure posso invece andare a prendere uno dei nuovi Arduini, per esempio l'Arduino 1 Wi-Fi, che è più recente, ha un ADC a 12 bit, per esempio, che magari nel mio progetto è, diciamo, fondamentale. O per esempio ha un DAC integrato, come anche alcuni altri, l'Arduino 1 Wi-Fi no. Ma per esempio l'MKR ce l'ha integrato, quindi in realtà posso addirittura riprodurre suoni direttamente utilizzando l'Arduino. O cose ancora più complesse, come il time e il counter, che in realtà inizialmente non vengono neanche tanto considerati, ma quando dobbiamo far andare più oggetti in PWM o magari più schermi che utilizzano i quadro C, magari mi servono più counter, più timer che mi permettono di poter. Qui è scritto timer, in realtà, timer inteso. Che in realtà mi permettono di sfruttare quindi più sensori o più device contemporaneamente utilizzando la stessa scheda. Poi qui ho inserito per esempio una scemenza, perché nel senso ho inserito che il LED c'è un LED sull'Arduino, non so se penso che chi di voi ha già usato l'Arduino sa che nell'Arduino c'è un LED che è connesso al pin 13. In realtà molto spesso non viene neanche considerato, io l'ho inserito perché è interessante, perché a volte anche avere un LED direttamente sulla scheda facilita il progetto. Perché? Perché di solito LED 13 è quello che viene utilizzato per testare se l'Arduino funziona. Quindi si va a inserire il programma Blink, il firmware per il Blink sull'Arduino e si controlla se funziona sì o no. Quindi paradossalmente anche diciamo, una funzionalità, una caratteristica così poco, diciamo, interessante a volte risulta in realtà facilitarci abbastanza la vita. Poi ho pensato di fare una tabella riassuntiva per parlare, per diciamo dare un'idea complessiva di tutti gli Arduini. Gli Arduini sono tantissimi e quindi invece che fare una tabella riassuntiva ho tentato di fare una specie di piccolo sommario di quello che sono invece le caratteristiche e dei vari Arduini. Qui ho praticamente raccolto solo gli Arduini che sono ancora in vendita sulla piattaforma Arduino, cioè sul sito di Arduino, sullo store di Arduino. E non, invece non ho elencato anche magari altre tipologie di Arduino che sono state in vendita, che sono state prodotte, ma che in realtà adesso non vengono più prodotte, insomma, sono state dismesse. Questo perché? Perché veramente stiamo parlando di numeri enormi. Come potete vedere, ho più o meno riportato le stesse caratteristiche che c'erano nella tabella nella slide precedente sull'Arduino. In realtà poi ho inserito anche due colonne che sono Bluetooth e Wi-Fi. Perché? Perché se i primi Arduino in realtà erano semplicemente dei microcontrollori locali, quindi diciamo microcontrollori che venivano utilizzati localmente, quindi sul tavolo senza poterlo connettere all'esterno, a parte con particolari shield o altri particolari sistemi di connessione, in realtà gli Arduino di adesso, quelli insomma che sono prodotti in questo momento, hanno anche la possibilità, alcuni chiaramente, hanno la possibilità di connettersi utilizzando Wi-Fi o anche utilizzando Bluetooth. Un esempio di questo è l'Arduino Nano 33 IoT, che in realtà vi mostrerò dopo nella presentazione, dopo quella di Carlo, quindi nell'ultima presentazione. E questa slide comunque la lasceremo sul sito, così sarà possibile per voi dare un'occhiata a questa tabella. Chiaramente anche perché non posso stare qua a leggervela tutta perché sennò vi annoierei a morte. Già, forse sono già sulla buona strada. I competitors. Non abbiamo nominato tanto i competitors finora, ma in realtà ci sono. E in realtà quelli che sono i maggiori competitors sono quelli che ho mostrato qua in questa figura, che sono l'ESP8266 e l'ESP32, che è un po' l'evoluzione del primo. Questo perché? Questi in realtà sono molto piccoli, qui non si riesce a vedere esattamente nella figura quanto sono piccoli. In realtà questa per esempio è una dev board, quindi in realtà non è esattamente l'SP32 di per sé, ma è la versione un pochino più grande, okay, che contiene già lo schermo. E queste board permettono direttamente la connessione Wi-Fi senza dover aggiungere altre, diciamo, altri device al microcontrollore. Questi sono veramente super diffusi e infatti potete notare, potete cercare su internet quanti progetti diversi ci sono con questi microcontrollori. Vi consiglio di dare un'occhiata perché sono veramente, diciamo, al momento sono i più diffusi. È la grande verità. Bluetooth
Una parola rapida sugli shield. Cos'è lo shield? Lo shield è semplicemente una board che viene connessa sulla parte alta dell'Arduino, che praticamente sfrutta esattamente il pinout dell'Arduino, che sono praticamente la posizione dei connettori dell'Arduino, e si connette sopra l'Arduino. Perché questo? Perché in realtà è il modo più veloce per poter aggiungere potenzialità o comunque funzionalità all'Arduino senza dover fare delle schede apposta, diciamo, fare delle schede sviluppate da noi per il nostro progetto. Se io per esempio devo connettere un Arduino e far girare un paio di motori, semplicemente prenderò un motor shield, che è una board che si connette sopra e da cui posso attaccare direttamente i vari motori, come in realtà è la prima board che vedete nell'immagine sopra, è quella più in alta, più in alto nelle varie board connesse sul primo Arduino qui a sinistra. Qual è anche l'utilità di utilizzare uno shield? In realtà lo shield ci permette anche di sfruttare delle librerie che sono proprio già pronte, quindi non devo sviluppare del codice per poter muovere il mio motore, semplicemente andrò a scaricare la libreria che serve per controllare i motori attraverso quello shield, e in questo modo mi sono semplificato la vita notevolmente invece di dovermi scrivere diciamo il codice da zero. Una parola anche sul software, che in realtà è una parte dell'ecosistema Arduino. Arduino permette fornisce un IDE, ovvero un sistema che ti permette di scrivere il codice e uploadare e inviare il codice direttamente sul microcontrollore. Ora è uscita la nuova versione, che è la versione 2 beta. In realtà consiglio di provarla perché l'ho trovata più veloce della precedente, e vi consiglio di darci un'occhiata perché non è niente male. Altra cosa invece di cui volevo darvi un'idea, che insomma per dirvi che esiste, è l'Arduino Cloud, che in realtà un po' vi mostrerò anche nella prossima presentazione. L'Arduino Cloud in realtà è praticamente un sistema per raccogliere i dati provenienti dai vostri Arduini IoT, comunque degli Arduini che hanno una connessione Wi-Fi, e questi dati possono essere mostrati in modo molto facile sulla vostra pagina personale dell'Arduino, che però chiaramente può essere anche condivisa, quindi potete mostrare anche, che ne so, potete raccogliere i dati sulla temperatura di casa vostra o del vostro giardino, raccogliere i dati, mostrarli con una bella grafica, con questa dashboard sulla vostra pagina, e poi insomma poterlo vedere anche a distanza. Quindi diciamo, questa è una carrellata molto veloce di che cos'è Arduino. Spero di non avervi fatto troppa confusione, e se avete delle domande, a posto così. 10 minuti ancora. No, non voglio addormentarli troppo. Allora, bene, in realtà io qua mi posso fermare e lascerei la parola a Carlo. No. Eccolo qua. Allora, Carlo, tu che computer devi usare? Io uso il computer di là. Perfetto, posso lasciare connesso questo? Puoi lasciare connesso tutto. Molto bene, più così questo lo usiamo dopo. Ecco qua. No, mi scuserete, intanto facciamo un paio. Cambia il volo. Esatto, io metterò qui. Faccio la musichetta. No, chi fa la musichetta? Allora, vediamo. Semplicemente fare un paio di passaggi qui. Ok, vediamo. Penso che così ci siamo e così mi sentite. Sì, direi di sì. Bene, siamo un po' in anticipo con i tempi, ma io non voglio rubare tanto tempo, perché la mia non è una presentazione classica, seriosa di una tecnologia. Volevo far sì che in questo periodo in cui magari è un po' difficile uscire di casa, è un po' difficile trovarsi nei Fab Lab, sarebbe bello poter dire venite tutti qui e giochiamo con gli Arduini e facciamo qualcosa di interessante. Purtroppo sappiamo benissimo che al momento questo è molto difficile. Vogliamo giocare comunque ognuno a casa con qualcosa. Ecco, c'è questa idea un po' pazza per la quale su certi siti possiamo simulare un Arduino. Ma non solo simulare, diciamo simulare, uno dice vabbè, però io non lo so usare, quindi cosa faccio? Mi metto a, devo appena imparare a progettare i circuiti? No, questo è un simulatore intelligente che fa il lavoro per noi. Allora, se andate sul sito che si chiama circuito all'italiana.io, circuito.io,
lo trovate qui, diciamo così. Ricomparirà questa pagina, design your circuit with circuito.io. Se voi andate all'app, potete anche registrarvi, vi chiede l'email, dopodiché con quell'email, diciamo, si ricorda le vostre cose, può essere utile. Io l'ho fatto. Vi comparirà questa paginata qui, che è un simulatore non solo di Arduino, ma di tutta una serie di componenti elettronici, di ingressi, di uscite, di connettività e quant'altro si possa voler desiderare, che sembra un po' magica come interfaccia. Perché? Ve lo mostro, zoomiamo un pochino. Eccolo qua. Questo qui, vedete, nella mia pagina, lui di default compare con un Arduino 1. Posso anche togliercelo, non è... pardon. Eccolo qua, sì, l'ho tolto, però se l'è mangiato. Va bene, facciamo ripartire. Posso partire, sì, se lo tolgo veramente non posso non metterci niente. Posso però magari, dopo cambieremo tipo di Arduino, ecco, per fare una cosa un po' diversa. Però diciamo così, io ho il mio Arduino di base e voglio replicare uno dei progetti che hanno mostrato Sara e Gaia prima. Voglio mettere dei LED, dei pulsanti, però non so bene come farlo. Beh, qui ho un catalogo sul lato sinistro dello schermo, e posso selezionare inputs, mi mostra solo gli inputs. Ho un sacco di schede, ma anche di cose molto più semplici, non solo schede. Ho degli interruttori, per esempio qui c'è un pulsante, momentary push button, eccolo qua. Io posso trascinare il mio pulsante, che ho preso lì con il mouse, sopra il mio Arduino. E voi dite, ma cosa fa? Devo dirgli appena come collegarlo? No, lui magicamente ha capito che voglio metterci un pulsante, quindi un input, voglio poter leggere i dati con questo pulsante, quindi cosa fa? Mi collega il pulsante con dei fili a una breadboard con una resistenza. Perché? Perché un pulsante da solo, per esempio, non lo posso collegare a Arduino, devo comunque fare un certo tipo di circuito che prevede una resistenza. Lui lo sa, non si sa bene come, hanno consultato degli esperti, hanno messo un'intelligenza artificiale dietro questa cosa, hanno un catalogo di esempi di cose standard nel campo Arduino probabilmente, però insomma riescono a capire cosa io voglio fare. Quindi dice, vabbè, mi ha collegato il tasto, l'ha collegato correttamente, quindi uno dei due i contatti del pulsante va alla resistenza, tramite la resistenza finisce a terra, a massa di Arduino, mentre l'altro va a una tensione e poi uscita entra in un pin di Arduino pin numero 1, numero 2. Quindi cosa fa? Mi ha collegato il pulsante al pin 2. Va bene, dice, però sì, vabbè, ha fatto questo. Adesso devo appena scrivermi il codice. No, è scritto per me. Io clicco qui sopra sulla tab code, vedo che lui ha creato uno sketch di Arduino, dove include anche delle librerie, definisce il pin per il mio pulsante, quindi posso cambiarlo, mi carica uno sketch di base, con un setup di base dove definisce... per esempio un monitoraggio sulla porta seriale. Io posso premere il mio tasto e lui mi scriverà sulla porta seriale se il tasto è stato premuto o non è stato premuto, cosa succede. Cioè, ha creato un codice, uno scheletro di codice, automagicamente, forse non è quello che volevate fare voi, però lui l'ha fatto, ha caricato le librerie che posso andare a vedere qui, button.h, sono gli header, button.cpp, questo è tutto il codice della libreria per gestire i pulsanti, che non è una libreria, diciamo, banalissima, perché in realtà fa anche tutto l'anti-bouncing del pulsante, fa delle cose interessanti, diciamo. Però questo è quanto, cioè, è un po' magico, no? Va bene, ok, dice. Vabbè, però per un pulsante è facile, lui ha da qualche parte scritto che quando uno mette un pulsante gli carica le librerie, bene. Allora noi vogliamo metterci anche un output oltre all'input, selezioniamo qui, nella mia lista della spesa, output, anzi lista della spesa poi vi dirò perché, perché lui intanto sta facendo la lista delle parti che poi io potrei voler comprare e mi mette anche i prezzi e il click per ordinarli, quindi c'è un sottofondo commerciale in tutto questo ovviamente, però vabbè, giustamente è gratuito e lui almeno mi dice, però se proprio poi vuoi farlo puoi comprare i pezzi. Allora diciamo che io su questa voglio collegarci un LED RGB, addressable, ok, mettiamoci un LED sopra, cosa succederà? Ok, vedete che ha mantenuto il tasto, ha mantenuto i contatti, ha cercato un altro piedino libero, in seguito, oltre al numero 2, ha trovato il 3, che tra l'altro è il piedino adatto per fare questo tipo di controlli del LED, in quanto è un LED RGB, quindi ha tutta una sua categoria di comandi particolari, e ha combinato i due oggetti nel mio circuito, ma non solo, li ha anche combinati nel codice. Ora mi ha caricato
una libreria in più, Adafruit NoPixel, che sono la libreria per controllare i LED RGB addressable, single addressable. Ha definito qual è il pin del LED, qui. Anzi no, in realtà ha fatto una cosa ancora più carina, ha spostato il mio bottone sul numero 3 e ha messo il LED sul numero 2. Quindi perché ha deciso che andava meglio, probabilmente, perché alcuni piedini di Arduino sono più abili di altri nel controllare, per esempio, cose ad alta frequenza, come gli impulsi per controllare questi LED. È un LED RGB addressable, quindi non ha bisogno di tre piedini per i tre colori, ma di un solo piedino con un codice particolare, che deve caricare una libreria, e qui mi fa tutta la libreria per cambiare i colori del LED. Ci sono i codici, fa uno show di colori, accende il verde, poi spegne altre cose, insomma. E dice, vabbè, anche qui ha messo assieme due pezzi. Ha tenuto sia nel setup l'inizializzazione di entrambe le librerie, quindi del pulsante ma anche del LED, e anche nel loop di Arduino ha combinato entrambe le funzionalità in qualche maniera, qui premendo il tasto posso controllare qualcosa. In realtà non è che fa... sono due cose che rimangono più o meno indipendenti, però io poi con poche righe posso combinarle, posso premere il tasto e fargli fare qualcosa, cambiare colore al LED, per esempio. Ma la cosa ancora più interessante è che qual è il bello dei LED RGB addressable? Che sono si possono mettere in catena, quindi se io ne prendo un altro e lo trascino, non metterà due piedini sul LED, ma unirà i due LED uno dopo l'altro con la catena di LED addressable, e quindi sa che l'output, il piedino di output del LED si collega al piedino di input dell'altro LED, li alimenta entrambi, e adesso ho due LED che posso controllare con il codice e posso mettere quanti ne voglio. Quindi una certa intelligenza ce l'ha nel fare questo lavoro. Ecco, vedete qui ho le alimentazioni di tutti i LED 1, 2, 3, e qui c'ho l'input che arriva da questo filo giallo, arriva dall'Arduino piedino 2, e l'output della linea seriale che li controlla esce e entra nell'input del LED successivo, l'output esce, entra nell'input del LED successivo e l'ultimo non è connesso. Quindi li ha collegati in catena da solo, è un po' magico. Io quando ho visto questa cosa ho detto, accidenti, cioè non serve più che noi stiamo a studiare, fa tutto lui, evidentemente. Possiamo collegare anche cose più complicate. Adesso diciamo, quando cominciate a mettere tante cose diverse assieme, un po' anche il codice diventa un po' sporco, non si capisce più cosa succede. Qui è molto semplice, non è cambiato il codice, ho aggiunto più LED, semplicemente ha definito il numero di LED come 3, quindi lui sa che ha una catena con 3 LED addressable collegati in catena, ha cambiato solo quel numero. Se ne metto 10 cambierà, dirà ci sono 10 LED, non è che il codice rimane lo stesso, perché è così che funzionano i LED addressable. Ma se cambi il pin nel codice lo cambia nel circuito? Allora, questa è una buona domanda. Allora, io ho collegato al piedino 2, voglio collegare al piedino 4. Allora, lui me lo lascia editare? No, non mi lascia editare, no, il codice, okay. Qui. Questo non lo lascia fare. Diciamo, lo dice, però, se io vado nel design qui, prendo i fili e li sposto, probabilmente riesco anche a fare qualcosa. Adesso questo me li sta spostando tutti. Quando c'è un solo componente si possono giocare un po' con i fili. Quando ne ha di più probabilmente non si fida nemmeno lui. Posso fare un reset del mio circuito. Colleghiamo qualche cos'altro. Per esempio, non voglio questo Arduino qui, voglio qualcos'altro. Mettiamo un Arduino un po' più semplice, un micro. Se io ci rovescio il micro sopra, lui cancella l'Arduino 1, non gestisce più di un controllore per volta, e me lo mette già su una breadboard, ovviamente, perché altrimenti come faccio a collegarmi? Lo mette anche bene, lo mette correttamente, con tutti i piedini ovviamente messi a cavallo delle due metà della breadboard, e posso fare gli stessi giochini con un altro tipo, e lui mi scriverà il codice adatto a quel tipo di macchina, perché non tutti gli Arduini hanno le stesse capacità, hanno lo stesso numero di piedini. Per esempio questo qui è un Arduino micro, sì, un micro, sì, non ha le stesse caratteristiche di un Arduino 1, ovviamente. Quindi quello che posso fare dipende anche dal tipo di Arduino che io collego. Questo è un Adafruit barra Arduino Gemma, che si usa per fare i wearable, quindi si può cucire, è molto piccolo, hai contatti così. Questo qui non viene attaccato a una breadboard, perché effettivamente non si usa collegarlo a una breadboard. Si usa collegarlo a, per esempio, dei LED per fare un vestito. Ci mettiamo una barra di LED, un anello, per fare un anello, un orecchino. Cosa fa? Mi mostra una breadboard esterna, mi mette un'alimentazione, perché sa che questo Arduino non è in grado di alimentare i LED, non ha la potenza, e quindi ci mette lui un alimentatore con un connettore. Cioè, questa cosa
è un po' magica, veramente. Io quando l'ho visto ho detto è interessante. Possiamo giocare per ore con questa cosa e decidere i nostri progetti, capire come funzionano, insomma, analizzare un po' il codice, imparare qualcosa, come se avessimo un esperto a casa, che è una mente artificiale, insomma, programmata da qualcuno molto molto bravo, devo dire. Immagino che abbiano incorporato un sacco di esperienze da esperti veri, insomma, oltre a un po' di euristica di intelligenza artificiale per fare questo tipo di programmazione. È una cosa che onestamente fino a qualche anno fa non nemmeno immaginavo che si potesse fare. Avendola vista fare, devo dire che ci lascia un po' così interdetti la capacità che il software e che l'intelligenza artificiale raggiunge oggi. Se c'è qualche domanda, qualcuno in chat vuole provare qualcosa, me lo dice. Io mi metto a collegare cose strane, ecco, diciamo. Adesso sto collegando, per esempio, un altro set di NeoPixel. Vedete, lui li collega in questo caso. Che accade un attimo, visto che ha lo stesso principio. Ah, vuoi mostrare Tinkercad? No, benissimo. Fai tu. Benissimo. Diciamo, questa era una panoramica di circuito.io, è gratuito. Io vi consiglierei di provarlo. Se avete esperienza con Arduino, lo provate, diciamo, provate a testare, a simulare le cose che già avete fatto. Se non avete mai usato Arduino, provate a mettere un po' di cose, direi quasi a caso, e vedete cosa succede. Cercate di capire come il codice è collegato all'hardware. Tinkercad è una cosa più seria, da un certo punto di vista, cioè è meno intelligente da solo, dovete fare voi il lavoro. E potete, lì anche qui potete fare la simulazione. Tu hai già un account, perfetto. Un momento che faccio. Memoria. No, che di solito uso il. Un momento. C'è. Cambiamo browser. Ok, qui sei, è già il login, certo. Tinkercad è nato come software web application per fare modellazione 3D. E poi ha aggiunto ultimamente, da quando è stata acquistata da Autodesk, ha aggiunto anche una parte di simulazione di circuiti elettronici, simile a quella che abbiamo appena visto. Non ha la parte di intelligenza, qui potete fare le stesse identiche cose, ma dovete farle voi, e anche lì per scriverci il codice, diciamo, dovete metterci le vostre competenze, direi, giusto? Però potete prendere anche qui, no, fai tu, perché bene. No, ma perché lo facciamo raccontare a Gaia. No, sì. Ma... Grazie, sì, chiaro. Allora, no, volevo farvi vedere il... l'ho spostato di là. Ah, bravo, è stato bene. Comunque avete tutte quante le varie lezioni, anche in questo caso, con sia i singoli componenti, per cui vi spiega, vi introduce la breadboard passo passo, dicendovi anche quali sono i, come funziona, quali sono i singoli componenti che vi consiglia di collegare. Lì potete trascinare e collegare direttamente. Ci sono tutti quanti i passo passo spiegati i vari progetti. Volevo mostrarvi adesso, ovviamente non riesco a trovare dove stiano. Ci sono anche i singoli progetti come quelli che abbiamo guardato prima, quindi magari il blink, quindi il singolo LED, il LED con il pulsante, una serie di LED che si vadano ad accendere in sequenza e via dicendo. E possono anche venire simulati, quindi facendolo poi partire si accenderà proprio fisicamente, vedete lampeggiare il LED. Adesso ovviamente e il codice lo potete anche utilizzare con il codice a blocchi,
che è molto simpatico per cominciare, perché semplifica moltissimo non avendo le linee di codice che magari vi possono confondere, perché possono esserci magari il punto e virgola che scappa, oppure una maiuscola, una minuscola che possono facilmente essere confuse e tutto quanto l'intero codice non funziona e magari non riuscite a capire dov'è il punto che è successo qualcosa e diventa un po' frustrante, diciamo. Con i blocchi invece è molto più diretto il tipo di funzionamento. Per cui qua appunto lo vedete con i singoli, eccolo qua. Per cui vedete appunto i LED che man mano si accendono, ogni LED è collegato alla sua resistenza, vedete chiaramente i colori delle resistenze che, come dicevamo prima guardando i vari kit, è difficile appunto all'inizio imparare, ma qua è molto chiaro, li vedete facilmente. Sul lato dove c'è la spiegazione vi dà una descrizione dei singoli componenti, di come collegarli, provare la simulazione e via dicendo. E sul lato vedete il, anche, eccolo qua, sul lato il codice, in questo caso testuale, e negli altri anche appunto come blocchi. Vi permette di esportarlo, così lo potete scaricare sul vostro computer e caricarlo magari direttamente sulla scheda elettronica dove avete replicato il circuito che qui è solamente grafico sulla scheda come componenti, per cui potete abbinare in maniera molto immediata quello che è la parte digitale a quello che invece è il vostro, la vostra scheda fisica e reale che avete magari sul tavolo. Quindi cominciate da una, passate all'altra in una maniera molto fluida che vi semplifica moltissimo le cose, soprattutto per un apprendimento iniziale. E anche qui sono tutti quanti degli esercizi che vengono dati graduali. Man mano introducete nuovi componenti, nuove informazioni. Se c'è qualche errore, qui sul lato vi fa anche, c'è il simboletto del bug, per cui se c'è qualche tipo di errore, qui vi darà la spiegazione di che errore c'è, cosa è successo e via dicendo. E qui vedete invece i blocchi dove il LED viene messo come high, quindi viene acceso, oppure può essere come low, quindi viene spento. Aspetto un secondo, l'altro LED viene messo come spento, aspetto un secondo. Quindi questo è il mio programma, posso poi andare a modificare, mettere per esempio 4 secondi, lo faccio ripartire e avremo, un pochino più in là per cui lo si veda, opla, eccolo qui, avremo 4 secondi acceso prima che si spenga e si accenda quello successivo. Quindi è molto immediato, molto veloce, e vi permette di passare da una cosa all'altra senza difficoltà e cominciare a imparare facilmente. Io lascio il cavo a questo punto, perché si dice così, del computer di nuovo a Marco, che vi parla invece di plotting di dati, giusto? Yes! O almeno vediamo di capire come funziona un Arduino, quali sono i nuovi Arduino e come funzionano, perché molto spesso ormai siamo abituati a parlare dell'Arduino 1 e a conoscerlo per quello che è, cioè un dispositivo stand alone, cioè sta lì nel suo, in locale, non viene di solito utilizzato per applicazioni diciamo IoT o diciamo più smart, come li definiamo oggi. In realtà, allora io adesso andrei a pescare nel mucchio, dovrebbe esserci da qualche parte questo... Ecco qua, trovato. Qua abbiamo un Arduino Nano 33 IoT. Allora, vediamo se riesco a mostrarvelo qui sulla camera. Oh. Niente camera. No, non era vero. Stavo tentando di seguire la... No. Eccolo qua. Allora, oh, ma te lo mostro con questo, Carlo. Non funziona. No. Ah, è morta. Ok, se la riavvio? Sì, riavvia. Come te la riavvio? Power. Anche perché a quella distanza abbiamo dei problemi di messa a fuoco. Ok, esatto. Vediamo se ha ripreso a funzionare. Però no. Dicevi che qualcosa lo puoi mostrare anche su questo dopo, no? No, quello lì è quello è l'MKR. Uh-huh. E dopo in casa, ma se volete ne parliamo. Allora, come vedete è una specie di Arduino Nano. Più che specie, è un Arduino Nano. Vediamo, allora, tu la ipotera anche, non cambia niente, vabbè. Allora, in pratica è un Arduino Nano che in più ha questa parte qua. Come notate, questo qui è un, vabbè, a parte avere non avere un ATmega normale, ma un ARM, in realtà la cosa interessante è questa qui, che è praticamente un modulo Wi-Fi e Bluetooth. Quindi ci permette di connetterlo direttamente alla rete Wi-Fi. Ora vedremo come fare,
Perché quando l'ho fatto la prima, ho provato a utilizzare questo Arduino per la prima volta, ho scoperto quanto era facile ed era, l'ho trovato super interessante, dovevo dirlo assolutamente a qualcuno. Allora, infatti poi ho scritto a Carlo e l'ho stressato per tipo mezz'ora mostrandogli tutte le cose che facevo. Allora, qui adesso vediamo la solita storia di come si attacca una USB, sempre al contrario. Allora, connettiamo il nostro Arduino direttamente al PC. Track. Qua si accende il LED, poi ovviamente il cavo se lo tiene al contrario, ma non importa. Intanto vi mostro quello che farò sul PC. Allora, con la scusa di questo Arduino vi mostro in realtà l'Arduino, l'IoT Cloud dell'Arduino. Carlo, switcha. Perfetto. Allora, qui abbiamo praticamente la possibilità di costruire praticamente questa è IoT, cioè Internet of Things, quindi noi vediamo di creare degli strumenti, degli oggetti, delle things, che andremo poi ad utilizzare e che avranno un'interfaccia o comunque una comunicazione online. Allora, creiamo una thing. Oh, questo è fatto tutto in real time, quindi se ci sono problemi, come ci saranno, vi avverto già, sarà interessante vedere se riusciamo a fare tutto. Allora, vogliamo provare a monitorare qualche tipo di informazione. Allora, decidiamo cosa. Io qua vicino a me ho un classico DHT11. Devo di nuovo farvi di nuovo shiftare sull'altro. Un classico DHT11 che è un sensore super famoso, super standard, che serve per misurare la temperatura e la pressione. Allora vado a connettere questo bellissimo DHT11 al nostro Arduino. Allora ovviamente ho messo il polo positivo ovviamente sul nero, perché se vogliamo confonderci vediamo di farlo nel modo serio. Dopodiché connettiamo il ground. Dov'è? Qua. E connettiamo il eccolo qua, e il terzo lo connettiamo sul digital 7, la parte dove c'è il segnale di output. Allora vediamo se riesco a mostrarvi, molto facile, niente di che. Allora andiamo quindi nella nostra schermata sull'Arduino IoT. Carlo, chiedo, eccola, perfetto. Andiamo a creare una variabile, la chiamiamo temperatura. Allora, noi vogliamo misurare la temperatura con il nostro Arduino, temperatura, con il nostro Arduino, e mostrarla sulla nostra dashboard, sulla nostra portale qui sull'Arduino, sul portale di Arduino. Allora, vediamo cosa abbiamo qua. Allora, prima cosa ci chiede il nome della variabile, temperatura. Bene, tipo di variabile, temperatura. Perfetto, temperature, ovviamente con un'unica unità di misura sensata, che sono i gradi centigradi, non cose strane tipo Fahrenheit. E vogliamo poter praticamente fare un update di questa variabile ogni secondo, perché la vogliamo super frequente, più frequente possibile. Bene, aggiungiamo la variabile e vediamo che abbiamo la variabile temperatura qua con noi. Perfetto. Ora, vogliamo connettere un device che andrà a raccogliere i dati di questa variabile. Perfetto. Clicchiamo device, aggiungiamo un nuovo dispositivo. Adesso qui se tutto funziona, no, di solito la prima volta che utilizzate questo sistema vi chiederà di installare un piccolo plugin per poter connettere la porta seriale del vostro computer direttamente con la vostra pagina. Allora, perfetto, qua abbiamo trovato Arduino Nano 33 IoT, che fatalità è la nostra, verrà connessa con la porta seriale 3. Perfetto, configura. Qua possiamo dargli un nome e la chiamiamo TempiTemp, così, perché ci piace. Via. Qui adesso ci metterà un pochino. Allora, lui cosa sta facendo? Sta preparando, anche in questo caso, un piccolo sketch che ci permetterà di utilizzare questo Arduino direttamente dalla, diciamo, on the air, ok? Quindi senza doverlo connettere per forza direttamente alla nostra porta seriale, o la porta USB in questo caso, e poi sta cominciando a, diciamo, preparare diciamo il campo a quello che dobbiamo fare. Ovvero, no, qui vediamo che intanto abbiamo trovato il nostro Arduino, che è questo qua, e ci ha cominciato a creare lo sketch, come vi dicevo. Vedete qua c'è uno sketch abbastanza lungo, qui in realtà non viene mostrato molto, molto chiaro, perché abbiamo questa banda qua sotto che in realtà serve per mostrare l'andamento dell'update, dell'aggiornamento, dell'upload, anzi del firmware sull'Arduino. Noi cosa facciamo? Quindi lo apriamo sull'editor online di Arduino, che in realtà anche questo io personalmente l'ho scoperto da poco, ed è una gran cosa, nel senso che
immaginate di avere una classe di studenti che deve, si approccia per la prima volta ad Arduino, non dovete per forza preparare 30 computer con Arduino installato, ma potete tranquillamente dargli un indirizzo internet e fargli fare tutto il lavoro direttamente online, quindi super comodo. Bon, allora qua tanto vediamo che lui ha preparato un Arduino con un sacco di commenti, con uno sketch di Arduino con un sacco di commenti. Ora noi, invece di leggere questo, in realtà io ho barato tantissimo, ovvero ho già preparato un codice e andrò a inserirlo al posto di questo. Vediamo un attimo una letta insieme per capire cosa fa. Allora abbiamo innanzitutto questo thing properties, che in pratica serve per, diciamo, è la libreria che contiene le informazioni legate al thing che abbiamo creato online. Ovvero, come vediamo, abbiamo la parte che dice, per esempio, la nostra variabile che abbiamo definito prima, come gestire la parte del wifi, che quindi viene fatto in automatico, non dobbiamo neanche andare a inserire niente noi, quindi è veramente super facile. È l'ID dell'oggetto che siamo andati a creare, che è l'ID che rende unico, diciamo, l'oggetto. Poi abbiamo, abbiamo cose banali, ovvero la libreria del DHT11, quella in realtà solita standard. Abbiamo creato l'oggetto DHT11, il nostro sensore. Le variabili che vogliamo andare a misurare, ovvero la temperatura in gradi centigradi e l'umidità in percentuale, umidità relativa. A questo punto, abbiamo il primo ciclo, che è il ciclo di setup, in cui andiamo a definire la porta seriale, ritardo un attimo per permettere alla creazione della seriale di essere sicuri. Intanto qua io ho definito un pin 13 che poi vi mostrerò cosa serve. E poi qui abbiamo tutta la parte tra virgolette nuova, ovvero quella che di solito noi non andiamo a un Arduino 1 non abbiamo, che è tutta la parte che gestisce e fa partire la parte dell'Arduino Cloud. Qui c'è la parte di debugging, nel caso lui non riesca a connettersi alla rete Wi-Fi, che quindi ci darà degli errori sulla seriale, insomma, cose, nulla di che, di così interessante. In ogni caso, tutta questa parte serve per gestire anche la connessione al Wi-Fi. Dopodiché abbiamo il primo loop, abbiamo il loop, dove abbiamo praticamente anche qui DHT11 update, che praticamente aggiorna e fa le letture sul sensore. A questo punto abbiamo... E scarichiamo i dati della lettura direttamente sulle nostre variabili che abbiamo, ce le facciamo printare in seriale come un grande standard, nulla di nuovo. Poi qui abbiamo un paio di cose in più che vi mostrerò dopo, quindi intanto le cancello e intanto commento anche la parte di humidity e teniamo solo la parte di misurazione della temperatura. Come notate, temperature in realtà, in questo caso, io non avevo inserito nessuna variabile temperature qua. In realtà questa è esattamente la variabile temperatura che ho definito prima. Quindi in realtà qui c'è già un errore e va a temperatura. Andiamo a controllare come si chiama questa variabile. Abbiamo temperatura. Perfetto. Abbiamo messo temperatura anche qua. Un delay canonico. E poi abbiamo un Arduino Cloud Update. Qui farà un controllo all'interno del loop per controllare che l'Arduino sia ancora connesso Wi-Fi e se non è connesso lo riconnette, ovviamente. Perfetto, poi qua adesso devo andare a inserire la mia password e il nome della rete del Wi-Fi, come vedete in una cartella secret, perché in realtà poi viene salvato in una parte diversa e non viene salvato all'interno delle sketchbook, che in realtà ritengo una cosa molto, molto carina. Quindi in realtà io adesso vado a scrivere qui, in realtà non ve lo mostrerò, Carlo, vi chiedo un attimo di... Oh, la rete del FabLab posso anche dirvi come si chiama, ma tanto non servirà molto. Si chiama FabLab, ok, grazie. E dopodiché abbiamo la nostra password, che invece quella devo stare attento a non dire mentre la scrivo, che sarebbe magari una furbata. Ok, perfetto. L'ho inserito e quindi torniamo di nuovo sulla schermata. Ora che ho preparato questo codice, vado ad uploadare il firmware direttamente sul mio Arduino. Ora qui chiaramente ci mette un pochino in più. Come stavo anticipando prima, in realtà la nuova IDE di Arduino, la IDE 2 beta, in realtà in questa parte è molto migliorata, sia come parte per la compilazione del codice, ci mette abbastanza di meno, e anche quanto come uploading del codice, non è per niente male. Invece la versione online, insomma, si può intuire che non può essere veloce come una cosa locale, insomma, ce lo possiamo anche aspettare. Ancora un attimo, adesso qua vediamo che comincia a buttarmi fuori un po' di cose qua sotto. Ho cominciato a uploadare, ta 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 ta. Tu tu tu.
Ok, ci siamo. Qua abbiamo visto che si è sconnesso, si è riconnesso. Benone, qua sembra abbia funzionato. Boh, torniamo sul nostro IoT Cloud. Andiamo a vedere di là cosa è successo. Ok, qua mi dice ancora ready to connect, però perché in realtà non è refreshato, ma in realtà vediamo che qui abbiamo già un ultimo valore 22 sulla temperatura. Quindi vuol dire che il nostro sistema sta già funzionando e sta mandando il valore della temperatura direttamente online al nostro IoT Cloud. Bene, in realtà fino qui, ok, è interessante abbastanza, però c'è un'ulteriore potenzialità che ci tengo a farvi vedere, che è la dashboard. Allora, qui posso andare a monitorare i miei oggetti che ho creato, quindi le mie variabili, in modo molto semplice e in modo molto chiaro. Posso andare, ho creato una nuova dashboard che io metterò, che ne so, sensori, con poca fantasia. E qui mi dà una serie di widget che posso scegliere per mostrare il mio dato, che si può passare dal gauge normale con la lancetta che mi dice la temperatura, oppure in realtà io sono un fisico, a me piacciono i grafici e voglio vedere un grafico. Allora, perfetto, diamo il nome al nostro grafico, lo chiamiamo temperatura, perfetto. Linkiamo una variabile e guarda caso abbiamo trovato la nostra variabile del nostro things untitled, che non gli ho neanche dato un nome, tristezza, va bene. Linkiamo la nostra variabile e la voglio come dati su un insieme di una spezzata, perché mi piace di più, insomma piccole altre cose, done, perfetto. Adesso qua io guardo e trovo in realtà che ci sono già un paio di dati. Ok, chiaramente se ci passo sopra non vedo niente, perché ovviamente la schermata mi nasconde il dato, però vedo come l'orario cambia, questo significa che ci sono più di un dato già arrivato online, e la cosa mi piace. Provo ad aggiornare, vediamo se si aggiunge qualche altro punto, se la linea si allunga un pochino, e si è allungata un pochino e c'è qualche dato in più. Ora, provo a... tengo in mano il sensore per provare a aumentare la temperatura e l'umidità sul sensore. La valletta. La valletta. Cosa mi hai portato? No, dico, te lo scaldo io. Ah! Ok. Hop. Faccio la valletta. Eccola. C'ha le mani fredde, però la valletta. Perfetto. Non è detto come che... le mani fredde, no? Che poi vediamo che il grafico che va giù non ci piace. Allora, vediamo cosa intanto abbiamo visto. Vediamo se... Allora, abbiamo visto che la temperatura sta salendo, bene, che insomma... La valletta è viva, 22 gradi almeno. 22 gradi? 37,5 andiamo fuori. Qua bisogna stare attenti, qua con le temperature, che basta poco perché ti buttino fuori. Allora, vediamo. Perfetto, sta ancora salendo, 26 gradi, ok, una temperatura più che accettabile 37, per un umano ancora vivo, perfetto. Ok, adesso aggiorniamo ancora un attimo. Ecco qua, ecco, vediamo che insomma che sta continuando a salire. Boh, ok. Intanto che aspettiamo che salga ancora un attimo, intanto proviamo anche ad aggiungere un'altra... Anzi, no, proviamo a fare un'altra cosa. Adesso, vediamo se Carlo mi mostra l'Arduino direttamente. Perfetto. In realtà l'Arduino è ancora connesso al... È ancora connesso al PC. Ora io adesso, a questo punto, posso fare una cosa. Ovvero posso disconnettere dal PC e connetterlo direttamente alla presa della corrente. Sì, in realtà posso... Guarda, in realtà questo cavo qui penso che l'ho preparato prima apposta. Anzi, ecco fatto. Così non devo... Ti ho fatto staccare i tuoi Arduini per niente. No, tanto ormai avevano fatto il loro scopo. Allora, connettiamo un altro alimentatore. Quindi adesso non è più connesso al computer. Io invece aggiornerò di nuovo questa pagina, dove qui, come vediamo, c'è scritto se l'Arduino è online, sì o no. E l'Arduino non risulta... riesci a mettermi la... Sì, grazie. Lo so, è un continuo scambio in questo caso. Eccoci qua. Come vediamo, l'Arduino risulta online e quindi sta continuando a mandare dati anche se non è più connesso al computer. Quindi siamo sicuri al 100% che è connesso Wi-Fi e sta facendo tutto attraverso quello. Oh, 30 gradi. Wow. Però non sta salendo ancora tanto. Vediamo se sale oltre. Okay. Non credo. Allora, perfetto. A questo punto, cosa vogliamo fare? Proviamo ad aggiungere la misurazione dell'umidità. Voi mi dite, ok, humidity, quindi facciamo facciamo senza accento, che qua poi sennò la cosa viene complicata. Ok, qui abbiamo tipologia di variabile umidità, valore umidità, ok, vabbè.
E anche in questo caso vogliamo un aggiornamento della variabile periodica ogni minuto, ogni secondo. Perfetto, aggiungiamo la variabile e vediamo che qui abbiamo la variabile umidità. Ora andiamo nel nostro sketch. Qui dove avevo prima una scritta humidity, che in realtà adesso cambieremo con umidità uguale H. Quindi andremo anche in questo caso a dare valore di H, quindi della nostra umidità misurata dal sensore, direttamente alla variabile umidità, che è quella che poi vedremo dopo nella dashboard. A questo punto mi dite, ok, ma l'Arduino non l'avete attaccato sul PC. Vero. Ma in questo caso, come potete vedere qua, lui fa l'aggiornamento dello sketch direttamente over the air, che secondo me è una gran cosa, perché in questo caso se avete l'Arduino in un altro posto, che può essere anche volete misurare la temperatura della casa della vostra nonna per essere sicura che stia al caldo, potete aggiornare diciamo la variabile o lo sketch dell'Arduino direttamente da casa vostra senza andare a trovare la nonna, visto che al momento non si può andare a trovare. Esattamente. E le galline, scusami? Della nonna? Monitorare le galline. Scusa. Perché appena ti distrai un attimo ci sparano sopra, quindi bisogna stare attenti. Esattamente. Ok, quindi bisogna monitorare le galline. E metteremo per quello dopo, magari ci pensiamo con un'altra tipologia di Arduino che permette anche di attaccare le videocamere. Ma non ne parleremo oggi, forse. Allora, bene, andiamo intanto ad uploadare questo, perché anche in questo caso, se prima era un pochino lento, in questo caso sarà ancora più lento, ovviamente, perché deve riuscire a mandare il firmware direttamente sull'Arduino attraverso Wi-Fi. Ma quindi questo sensore è di temperatura? Fa temperatura e umidità. E umidità, entrambi. Sì, entrambi. E il fatto che lo sta tenendo in mano così non gradirà molto per la misura dell'umidità ambientale. Infatti sono curioso di vedere l'umidità, che in realtà adesso sarà a manetta, perché ovviamente tenendolo in mano chissà. La temperatura sarà salita un pochino più di 30, perché viva pare che vediamo. Ma non è detto. Ah, 31! Se lo diamo a Sara è ancora più basso, perché... Vabbè, alle mani gelide, sono famose per essere ghiacciate. Però allora, il fatto qui vediamo il sensore che copro abilmente con un dito per... Ok, qui intanto vediamo che l'Arduino è stato trovato da qualche parte e sta cominciando ad uploadare lo sketch. Questa la trovo veramente una cosa... Come avete visto non ho scritto né codice super complesso, non ho fatto niente. Ho semplicemente attaccato l'Arduino al computer e fa tutto da solo. Quindi, cioè, ci tengo a sottolineare la facilità con cui con cui hanno creato sta cosa, cioè la facilità data a noi proprio, ecco. Vabbè. Quanto costa? Tu ricordi? Circa 25? No, di più, 26? di più ci alzano 40? 40. Ma no. Era sulla quarantina. Mio? Ok. Ok. No, giusto per avere un'informazione di massima, poi. Ma veramente? Per 40 euro non lo so. Vabbè. Non importa. Ma per le galline della nonna? Per le galline, no. Insomma. Ah, no, mi sono confuso. 27 euro costa l'Arduino 1 Wi-Fi. Che però non può fare questa cosa con l'IoT. Quindi è un giusto, po'... almeno chiariamo un attimino le potenzialità, esatto, di uno e dell'altro. Intanto abbiamo caricato, vedo la sotto. Abbiamo caricato, quindi bene. Andiamo a vedere il nostro setup. Ah, ecco qua, abbiamo un'umidità 82, ovviamente, perché tenendolo in mano, insomma, è quello che sì, ci non aspettiamo. L'ho molto... Possiamo a mollarlo, quindi, e vediamo cosa succede. A questo punto aggiungiamo anche in questo caso un altro widget, un altro grafico. Ribadisco, a me piacciono i grafici, ma magari a chi dice... Ecco qua. Possiamo mettere, vediamo come i dati in realtà stanno aumentando. In realtà non Io arrivano... l'ho lasciato adesso, perché infatti la vedete temperatura... come sta scendendo di cattiveria. E comincerà a prendere quelli della stanza e non della mia mano. Esattamente, questa è la versione live. In realtà io rimetto... mettiamo entrambe live, perché chi sono io per vedere, scusate. È che live poi devi ogni volta aggiornare. No, non no, è... no, rimettilo... Ci piace più un'ora. Ecco qua, così vediamo il drop dell'umidità appena tolto dalle mani. Mm-mm. Il drop dell'umidità. Adesso vedremo anche il drop della temperatura. Proviamo un attimo a aggiornare. Ma se pensate che comunque è finita qui, abbiamo solo visto delle temperature così... Non è finita qui. In realtà possiamo fare un'altra cosa che secondo me è ancora più carina, ovvero aggiungere un'altra variabile e la chiamiamo LED. Chissà perché. Oh. Una variabile di tipo boolean. Oh, eccola. C'è una domanda, tra l'altro, dal pubblico che ci chiede se si può collegare un LED analogico con leggere un segnale analogico e pilotare il colore di un LED usando il segnale. Beh, questo sicuramente, perché in realtà può farlo direttamente l'Arduino di per sé. In realtà, se si vuole poi farlo a parte, cioè, diciamo che questo sistema di IoT in realtà non permette il controllo, cioè, permette il controllo a distanza, però non abbiamo sul computer o comunque sul cloud
un sistema attivo che permette di ricevere i segnali e analizzarli e agire sull'Arduino a distanza. In questo caso la cosa più conveniente sarebbe leggere il segnale analogico direttamente con l'Arduino, e l'Arduino può accendere e spegnere il LED direttamente, che è sicuramente la cosa più comoda. Se si vuole fare più cose più complicate, ovvero ricevere il segnale dall'Arduino, analizzare il segnale a parte, quindi con un server dedicato, con qualcosa del genere, che ne so, un Raspberry, un qualcosa del genere, e poi agire sull'Arduino a distanza, anche questo chiaramente si può fare, ma l'implementazione non è chiaramente banale come quello che vi sto mostrando qui. Bene, vado avanti, intanto spero di aver risposto, ditemi qualcosa, insomma, se ho risposto abbastanza bene fatemi sapere, o insomma se vi ho detto quello che vi interessava. A questo punto intanto aggiungo un'altra variabile che la chiamiamo LED, una variabile tipo boolean, la dichiarazione boolean LED, perfetto. In questo caso mettiamo una variabile che può essere scritta o letta, con un update solo quando cambia stato. Aggiungiamo la variabile e ce l'abbiamo qua, e come vedete non è utilizzato in questo caso. Torniamo quindi sullo sketch. Ora abbiamo una nuova variabile, e per cosa utilizziamo questa variabile? Come vi stavo annunciando prima, in realtà alcuni Arduini hanno un LED connesso su uno dei pin digitali, che ci permette di fare, diciamo, un test in tempo reale di quello che stiamo facendo. Sfruttiamo questo LED, quindi vediamo di accendere il LED a distanza utilizzando l'interfaccia IoT. Come facciamo? Anche in questo caso io mi ero già scritto il pezzo di codice, in realtà non è niente di che, è semplicemente un if super semplice. In questo caso la variabile si chiama LED, quindi if LED uguale true, quindi se io metto come stato della variabile true, allora alziamo lo stato del pin digitale 13, che è quello a cui è connesso il LED che è già montato sulla board dell'Arduino. Nel caso invece contrario, o in tutti gli altri casi, che è solo uno in realtà, ovvero in caso LED sia falso, allora mettiamo il livello del pin a low. Quindi accendiamo e spegniamo. Perfetto. Ora a questo punto facciamo di nuovo la stessa cosa. Aggiorniamo di nuovo il codice, sempre in Wi-Fi, che quindi ribadisco super carina come cosa, perché è a distanza. Aspettiamo un attimo, ci vorrà un pochino. In realtà questa cosa, adesso che vi mostrerò, permette di accendere il LED a distanza. Però, chiaramente, potenzialmente al posto del LED io avrei potuto metterci qualsiasi altra cosa. Avrei potuto metterci tranquillamente un relè che accende una luce, che mi permette di muovere qualche oggetto, che mi permette di, che ne so, sbloccare il cancelletto. Potevo attaccare il LED direttamente al sistema del cancello elettrico della casa. Quindi, invece che prendere e arrivare fino a casa e col telecomandino tentare fino all'ultimo di riuscire ad aprire il cancello, che tanto poi deve arrivare a casa per poterlo fare, magari prima di arrivare a casa, a un chilometro di distanza, con la pratica applicazione che in realtà esiste per IoT Cloud, mi sarà possibile comandare direttamente quella variabile e far aprire il cancello a distanza. Questo è un esempio, ma ce ne sono miliardi che possiamo quindi fare. Quindi per le galline della nonna? Per le galline per la nonna. Allora, se le galline della nonna devono prendere e andare a razzolare in mezzo al cortile perché mangiare un po' di erbe diverse, possiamo fare il sistema che automaticamente apre il cancello e lo chiude. Ma se siamo interessati a tenerlo al sicuro perché magari sta venendo... C'è la faina. La faina o altre cose, esatto. Quelle sono difficili da fare. Allora, in quel caso mettiamo un interruttore che ci permette di mantenere chiuso il cancello per non farlo uscire, insomma. Certo. Però poi forse o se abbiamo delle galline qualcuno... viziate e lo possiamo unire con il sensore di temperatura. Beh, certo. Poi se la temperatura scende troppo, la gallina viziata a freddo. Ma soprattutto d'estate, se nel pollaio fa troppo caldo, lo facciamo uscire al fresco. Ah, no, pensavo al condizionatore. No, non è buono adesso. Esageriamo con la gallina viziata, dai. Quindi il nostro LED si accende? Per adesso non ancora, perché non abbiamo ancora cambiato lo stato. Dai. Però intanto abbiamo visto che il codice è stato uploadato. Cambiamo lo stato, che qui l'abbiamo ben allora, visto, sì. Si dovrebbe vedere bene. Allora, intanto io però prima devo aggiungere un altro widget sulla nostra dashboard. C'è il widget che si chiama Switch, banalissimo. Cambiamo nome, lo chiamiamo LED, perché ovviamente a noi ci piace essere banali. Ok, eccoci qua. Fatto. Allora adesso abbiamo il nostro switch sulla schermata, che in realtà posso fare così per mostrarvelo, perché se no posso reshiftare. Oddio, è scappata la chart qua. È scappato. Torna qua. Ok.
Perfetto, in questo modo riuscite a vedere anche il LED. Io adesso lo schiaccio e vediamo che si vede poco perché è qui. Col buio. Infatti. Col buio. Sei buio. Sì, vai, eccola. Ok, come vediamo il LED arancione. Ci sono due LED, uno arancione e uno verde. E si vede che è acceso, no? No, vediamo così. Ma forse è colpa mia? No, non è colpa mia. Peccato che si veda poco. Però in ogni caso io adesso provo a spegnerlo. Eccola, abbiamo visto che si è spento il LED. Ok, quindi è la luce che viene da qualche parte dall'alto. Chissà da dove. Non so, proviamo, possiamo provare quanto vogliamo, non ci riusciremo mai. In ogni caso, provo a riaccenderlo. E si accende. Si è acceso, è qua sul lato. Esatto. Provo a rispegnerlo. E si spegne. Quindi in realtà, come abbiamo acceso e spento un LED, in realtà possiamo, come ho detto, accendere e spegnere qualsiasi altro oggetto. In realtà, se poi noi andiamo a connettere questo Arduino anche a cose più complesse, possiamo notare qui che abbiamo anche degli slider, degli stepper. Questo cosa ci permetterebbe? Se noi andiamo a connettere, per esempio, uno stepper, un motore stepper, possiamo, ma in questo caso stepper non intende quello, ma se andiamo a connettere, per esempio, qualche altro tipo di motore, ok? Qualsiasi tipo, possiamo anche utilizzare questi per muovere dei motori e quindi fare determinate cose. Se noi questo Arduino lo alimentiamo direttamente utilizzando delle batterie, possiamo anche riuscire in qualche modo, con leggero lag abbastanza pesante in questo caso, potremmo anche riuscire a comandare dei piccoli robottini, che in realtà è interessante, perché mi porta, non tanto per le galline, ma pensate di fare un rover marziano. Su Marte il segnale che arriva dalla Terra a Marte ci mette circa 20 minuti. E quindi immaginate la difficoltà di poter controllare un robottino che va sulle rocce su Marte. In questo caso, con questo sistema, sarebbe possibile riuscire a simulare questa cosa con un delay più basso, ma che già darebbe filo da torcere per guidare anche un piccolo robottino per i nostri corridoi. No? Abbiamo una domanda. Oh, cosa dice? Un Arduino 1 con un DHT22 per controllare la temperatura e l'umidità di una serra. Sì, ce l'ha già. Bene. Gli basta connettergli una scheda Wi-Fi per poterli leggere online? Sì, e il problema è che ti servirebbe una scheda Wi-Fi. Quindi a quel punto, in realtà, io ti consiglierei di comprare un Arduino nuovo, perché il modulo Wi-Fi da connettere sull'Arduino sarebbe probabilmente più costoso di un nuovo Arduino. Quindi potresti provare a vedere. Allora, per utilizzare in realtà un IoT, cioè un sistema IoT cloud basato su Arduino come questo, devi scegliere una board particolare, che in realtà è o una Nano 33 IoT oppure le board della serie MKR. Quindi per esempio ne abbiamo qualcuna MKR BLE, MKR0, ce ne sono un paio qua in giro, no, qua non so. Sì, ma non è importante, insomma, vi ho dato qualche nome che così potete dare un'occhiata. Se invece lo vuoi fare per conto tuo, allora lì la cosa è più interessante, perché si possono usare diversi sistemi per poter monitorare i valori di temperatura e umidità. Come puoi fare? Allora, puoi o utilizzare un Arduino 1 Wi-Fi, che è una nuova versione dell'1 che ha già Wi-Fi integrato, che è questo qua. E di questo qua veramente... Sì, questo qui. Ah, che forse quello lì davanti, esattamente, sì. Io ho di nuovo la schermata qua. Opla. Che vedete, in realtà è un Arduino 1, in questo caso ha una Tmega 48, e al moduletto Wi-Fi, che è esattamente uguale a quello di prima, che si chiama Nina, oltretutto l'hanno chiamato quelli di Arduino, e con questo lo puoi connettere direttamente al Wi-Fi, però non lo puoi connettere all'IoT Cloud, quindi dovresti in qualche modo inviare i dati a qualche altro servizio, come può essere in realtà Grafana, che era quello citato nel titolo, ovvero devi creare tutta una serie di codici particolari, ma che si può trovare in internet, e con quello lo puoi far mostrare i dati direttamente su un altro sito di terze parti, ovviamente. Oppure l'altra cosa che ti potrei consigliare è di utilizzare un ESP32. Questi costano talmente poco che veramente tutti dovrebbero averne uno a casa. E quindi vi consiglierei di comprare un ESP32. I codici per questo... Ah, scusate. Un ESP32, che in questo caso è... Questa qui è una versione particolare che ha già lo schermetto. In realtà ce ne sono anche di più piccoli, perché il modulo in realtà è, immaginate, un pezzettino del genere. E quello è chiaramente programmabile utilizzando sempre l'IDE di Arduino, e ci potete inserire tutti i dati del Wi-Fi e tutto. E lì,
si apre un mondo, nel senso che questi dati li potete mandare in diversi modi, potete creare una pagina web HTML direttamente con il vostro SP32 e poi connettervi alla pagina HTML direttamente dal vostro computer, quindi connettervi direttamente a questo. Oppure ci sono diversi diverse piattaforme, veramente tantissime, che vi possono mostrare i dati che raccogliete. Che ne so, per esempio c'è una community che si chiama Weather Underground, che è super carina e permette di inviare i dati delle proprie colonnine meteo, delle proprie stazioni meteo direttamente online e così raccogliere i dati tutti insieme aggregati con quelli di tutti gli altri che hanno le colonnine meteo. Oppure l'altra cosa che potete fare, non mi sono perso. Abbiamo un'altra domanda, comunque qua dietro a cui rispondere. Ci chiedono dei consumi. Visto che è nato per IoT, è ottimizzato per il consumo della batteria? Sì, è abbastanza ottimizzato. Adesso sul momento non mi ricordo esattamente quanti sono i valori, quant'è l'amperaggio, quanti microampere consuma. Però sì, ha tutta una serie di sistemi principalmente sviluppati. Allora, chiaramente tutto il sistema degli interrupt e tutto per riuscire a, diciamo, mantenerlo attivo solo quando serve, e quindi lo potete mandare in sleep tranquillamente. Però non vi so dire direttamente, dovete andare in cerca su online quanto consuma. Non so neanche dirvi esattamente con una batteria quanto dura, anche perché le batterie ce ne sono di dimensioni totalmente variabili. Però già per esempio con un... Allora, io ho usato degli SP32, mentre questi Arduino non ne ho usati ancora tantissimi. Gli SP32 consumano veramente poco, quindi anche in questo caso io consiglierei di utilizzare uno di questi, perché in questo caso lo si può mandare anche in questo caso in sleep e, che ne so, accenderlo una volta ogni quarto d'ora, che è solo quando ti serve veramente, e poi a quel punto inviare i dati, cioè nel senso non fare letture continue, che ovviamente non, almeno poi dipende per dove e per quale applicazione avete intenzione di utilizzarlo. Insomma, questo è banale, insomma, se dovete fare una lettura ogni secondo chiaramente consumerà tantissimo. Se invece fate una lettura ogni quarto d'ora, secondo me con una 18650, che sono le batterie quelle a 3.7 volt, quelle cicciotte, non so se ne abbiamo una a qualche parte, vabbè, quelle in realtà, insomma, secondo me una giornata potrebbe anche farcela. Poi lì si apre un altro discorso, perché in realtà oltre che col wifi esistono anche le board MKR LoRa, che sono anche quelle super interessanti, che vi permette di inviare i dati invece che con wifi, con il LoRa, che è a lungo raggio e consuma anche di meno. Però anche qui dipende tantissimo dalle applicazioni che volete fare. Avevamo ancora una domanda precedente che però è molto ampia, e che è sui commenti sui cloni di Arduino. Ed è una domanda, un pochino più su, è una domanda che è in realtà estremamente ampia, perché come abbiamo detto prima, facendo un po' una recensione sui vari kit, alcuni mettono dei cloni di Arduino che possono essere anche di qualità magari non verificata, e quindi ci possono essere delle brutte sorprese. E non è assolutamente però detto che Arduino niente, perché per esempio vi abbiamo mostrato sia le schede della SparkFun che le schede della Adafruit, che sono assolutamente ottimali, non ci hanno mai tradito. Poi consideriamo sempre una cosa, clone spesso ha questa idea un po' negativa che è una cosa che è stata copiata illegalmente. Arduino è una piattaforma open hardware, quindi è una piattaforma aperta con i sorgenti aperti sia per l'hardware che per il software. Quindi in realtà l'unica cosa che non si può usare, che è protetta da leggi di copyright, è il nome Arduino, ovviamente, il logo, però la piattaforma e il colore è stato anche, credo, registrato. Però la piattaforma è completamente aperta, quindi tutte le alternative ad Arduino sono perfettamente regolari e legali, se vogliamo. Poi alcune sono state fatte, diciamo, un po' alla copia e incolla e non danno un valore aggiunto, se non forse un prezzo più basso, a cui di solito corrisponde una qualità più bassa. Però ci sono tantissime varianti della piattaforma Arduino che aggiungono cose interessantissime. Lì credo di avere questo qui, è un Arduino Maker 1, per esempio, che associa a ogni pin del ladder un LED già pronto. Quindi questo ha già 20 LED. Aspetta, dammelo così. Ecco qua, lo mettiamo qui sotto la camera. Accendiamo una luce. Facciamo... Eccolo qua, questo è un Arduino Maker, Maker 1 si chiama. Vedete, in ognuno di questi
di questi pin dell'header c'ha un LED, quindi è comodo per fare esperimenti. Poi ha anche dei chip aggiuntivi on board, ha un piezo, ha un buzzer, quindi può già fare suoni, ha un interruttore di accensione e spegnimento, quindi fa delle cose extra, diciamo. Poi abbiamo un altro esempio che volevo mostrarvi, è quella scheda rossa lì sulla cima, eccola. Questo è un MakiMaki, sempre si basa sulla piattaforma Arduino, ma in realtà ha dei contatti capacitivi che permettono di collegarlo a oggetti, toccandoli col dito si possono compiere le azioni, di solito serve per suonare, fare degli strumenti. Abbiamo quelle schede lì anche a forma di rosse e gialle. Ne ho ancora, ecco. Io ne ho due. Io passo davanti a tutti. Sì. Ecco quelle, per questa. Questa qui è sempre un Arduino da sviluppo, diciamo, da didattica, si chiama DevDuino. Ha questo spazio, questo foro qui nella borg che serve per metterci un voltmetro, nell'altra scheda è già incorporato. C'è un display, c'è tutta una serie di... questa qui non è... Non, cioè c'è già il processore su questa borg, vedete qui c'è il processore. C'è un lettore di schede SD, c'è una batteria. E si può, tutta una serie di anche qui di LED su ogni pin, serve a fare pulsanti aggiuntivi, porti aggiuntivi. Eccolo qua, questa qui è la versione, qui è stato aggiunto anche appunto il voltmetro, quindi si può usare per fare esperimenti con tensioni, leggere quello che esce dai piedini direttamente con il voltmetro. Queste sono, diciamo, delle schede che partono dalla base di Arduino e aggiungono cose interessanti. Questo è un esperimento di un'università americana, si chiama Engduino, non lo fanno più, è durato poco, diciamo, però a parte la forma molto simpatica. E l'USB già. E UCL, Università della California, Center for, un laboratorio, insomma, ha un sacco di LED RGB già on board, che fanno già tutto questo bel disegnino, ha una porta USB già incorporata, e un sacco di sensori, che sono accelerometro, sensori di luce, sensori di umidità e varie cose. Questi qui invece sono tutte quante delle schede che sono con una forma ottimizzata per cucirli, quindi non utilizzando i cavi elettrici ma usando il filo da cucito che conduce appunto in questo caso comunque l'elettricità. Questa versione verde qui era il Gemma, che era stato effettivamente a un certo punto venduto da Arduino stesso, che però non è più disponibile sul sito, mentre questa è la versione identico commercializzato tuttora dalla Adafruit, e questo invece è il Lilypad, che anche questo purtroppo non è più disponibile, ma ce n'è una versione un po' diversa. Sono ottimizzati per poterli cucire, per cui molto piatti, di dimensioni di peso molto ridotto, e con questi contatti ampi, in modo da poter appunto cucire con facilità, molto più semplici di quello che possono essere le altre schede. Per cui in realtà il clone non è, nel caso di queste schede elettroniche, un termine negativo in sé. Sono semplicemente molto spesso delle versioni ottimizzate per uno o per l'altro uso, che hanno deciso di incorporare alcuni tipi di magari sensori o quello che è, oppure di ridurne le capacità per renderli molto leggeri e magari appunto molto molto più economici. Questo è un altro esempio. Questo qui è il Trinket, anche questo della Adafruit, di dimensioni contenutissime, di prezzo che adesso non mi ricordo, ma era meno di $10. Niente. Piccolissimo, lo potete programmare facilmente, e per darvi un esempio di un'applicazione curiosa e carina, vai. Eccolo qua, come vedete è questo qui, in realtà è connesso a uno schermo, vedete che ha un accelerometro, eccola. Ha un accelerometro dentro che capisce la direzione con cui ho girato lo strumento, vedete ci sono i LED, una matrice LED, e ci sono le palline, in realtà non si capisce tanto perché... Aspetta. Dipende un po' dalla posizione Esattamente. Che... Eccola, ecco, così che dritto è più... La gravità verso il basso, vedete che ci sono le palline che si muovono come se fossero... Se avessero un peso. Esattamente, verso il basso. Bellissimo. Ed è una scheda di costo e di dimensione contenutissime, di consumo in questo caso anche ridotto, tutto compreso all'interno. Abbiamo accelerometro, batteria, schermo, cioè schermo, matrice di LED... E accelerometro. Siamo più o meno in chiusura, visto che non ci sono altre domande, volevo, per chi fosse interessato a approfondire un po' le cose, abbiamo iniziato oggi con un discorso su come fare, come usare Arduino a casa. Ci sono tanti libri, questo è un libro che si chiama Arduino for Teens, per teenager, e racconta di progetti, simpatico il modo in cui anche li racconta, insomma, però in inglese.
Abbiamo un libro in italiano, progetti con Arduino, anche qui esperimenti da provare in casa, se qualcuno vuole fare. La versione inglese è quella di Make Magazine. Per chi è veramente lanciato sulle cose serie, hardcore, in Arduino c'è il cookbook di Arduino, guardate lo spessore di questo libro, ci sono tutte le possibili tipologie di esperimenti, di progetti che si possono fare con Arduino, suggerimenti molto tecnici, molto avanzati, su come collegare qualsiasi cosa Arduino e fare praticamente qualsiasi cosa, e invece è più giocoso, progetti Arduino e Lego, come collegare, come costruire con Lego Mindstorm, con i robot, con i motori della Lego, diciamo, come interfacciarli ad Arduino. Ecco, diciamo, c'è un'ampia possibilità per finire così questa giornata in bella, c'è un'ampia possibilità di cose che si possono fare. Noi abbiamo cercato di contribuire con questa nostra giornata, così per darvi un po' di idee, di suggerimenti. Venite dentro il video, salutiamo, sono le 7:10, speriamo di aver fatto qualcosa un po' per tutti. Compagnia. Compagnia, e insomma, di avervi così dato un'immagine, un'idea, una specie di ispirazione a proseguire con questa esplorazione elettronica con le schede microprocessori di tipo Arduino e di tipo open source. Grazie a tutti per essere stati con noi. Registreremo tutto quello che abbiamo detto oggi, registrato, sarà pubblicato. Quando potete venire a trovarci, speriamo che sarete nostri ospiti nel Fab Lab qui a Miramare, presso il Centro di Fisica Teorica. Ancora non abbiamo una data precisissima, ma speriamo di potervi avere all'inizio di settembre tutti quanti di nuovo ospiti alla nostra Maker Faire Trieste, che per il secondo anno sarà una Maker Faire e non più una Mini. Speriamo appunto che anche qui l'evento sia possibile. Grazie ancora a tutti, buona serata e ciao a tutti. E ancora tanti auguri, buon compleanno. Buon compleanno Arduino. Buon compleanno Arduino, insomma. Happy birthday to you. Non canteremo, no. Non canteremo. Happy io birthday non io to you. Happy birthday Arduino. Happy birthday to you. Ed è buio.